Buonasera, buonasera a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti a questa inaugurazione della Fiera dell'Editoria delle Donne che ha raggiunto in questo 2022 la sua quinta edizione. Un'edizione per noi comunque molto importante e che ci ha visto lavorare per fare una proposta che avesse la capacità di unire insieme alcune delle questioni che negli ultimi tempi siamo anche stati costretti a imparare a gestire. Una fiera che ovviamente si apre in un momento e in giorni difficili per tutte e tutti noi e che ci porta in qualche modo anche ha una riflessione che ci consenta di trarne il massimo vantaggio, così come da tutte quelle azioni di fare umano a cui anche questa appartiene. Pensare, pensare dobbiamo, esortava a fare Virginia Woolf, e noi su questo penso che vogliamo in qualche modo trovare lo spunto per consegnare una manifestazione che abbia una sua capacità di essere radicata in un presente, ma anche con il desiderio di agirlo per fare anche delle proposte altre di vita in comune, di vita per viventi tutti e non solo quelli umani. Siamo usciti da un biennio pandemico davvero complicato e complesso, difficile, e ci ritroviamo oggi in uno scoppio altro, uno scoppio che parla di una guerra che ci assedia, che non è la sola ad avere preso corpo in questi ultimi e lungo il corso di questi ultimi decenni, ma che ci coinvolge forse in maniera altra. E lo fa in una situazione, in un mondo in cui da tempo si levano, si sono levate, continuano a levarsi voci accorate che puntualmente informano di una situazione difficile che parla anche di un possibile non ritorno per quello che è il nostro mondo, la nostra specie e le specie di viventi in generale. La crisi ambientale, anzi l'emergenza che ci colpisce, è un qualcosa che ci assedia davvero anch'essa molto da vicino, non è, ma è la prima volta nella storia dell'umanità alla quale non sono sconosciuti stragi, genocidi feroci, è la prima volta che vi è una violenza forte che si esercita a partire proprio dalla gestione del pianeta che ci ospita sui viventi e sugli ancora non nati. Questa è una grande differenza che non è più solo metaforica, ma che è un fatto vero e proprio. Ecco, forse a partire da questi aspetti che comunque ci coinvolgono e personalmente e come società e come relazioni che comunque all'interno di questo mondo complesso noi abbiamo, siamo portati ad interrogarci, a farlo in una maniera che sia capace di farlo in una maniera che parla di urgenza, ma non nella morsa dell'emergenza e basta, perché forse questo non ci aiuta a risolvere delle questioni che hanno forse anche il bisogno di essere viste con punti di, puntando a punti di vista altri per farlo, in qualche modo come se dovessimo anche ripensarci a partire da una drammaticità che lo sviluppo della civiltà umana ci fa vivere in prima persona in questo momento. Ecco, questo forse è anche proprio quello il ruolo di chi scrive, proporre idee. E il nostro ruolo, quello di chi come noi vuole partecipare alla diffusione di un pensiero, è quello di farlo in una maniera che sia il più capace possibile di trovare un pubblico che lo ascolta, che lo segue, che ascolta e segue le tante voci di uomini e di donne che su questo si vogliono interrogare e propongono i loro pensieri, le loro idee, le loro riflessioni che aiutino in qualche modo a far fronte a questa appunto emergenza. Noi lo facciamo attraverso una fiera, Feminism, che ospita al suo interno, in una vetrina molto ricca e molto articolata, scritti di donne, non solo italiane, ma del mondo, e offrendo un panorama davvero ricco di generi diversi gli uni dagli altri. E questo lo fa anche grazie ai tanti editori che comunque ancora quest'anno hanno voluto scegliere di partecipare ed aderire a questa nostra manifestazione. Sono oggi 70 gli editori che noi abbiamo in fiera, coordinati
con loro daremo vita a una grande kermesse che ci accompagnerà a giugno in una 3 giorni molto serrata di incontri e di presentazioni. Da qui ad allora avremo modo di rincontrarci anche attraverso alcuni altri momenti via streaming a cui noi abbiamo deciso quest'anno di dare vita all'interno della nostra manifestazione. Ma con me, che sono Maria Palazzesi, appunto, ci sono altre 3 donne che lavorano, le ideatrici, siamo le ideatrici di questa manifestazione e che lavorano da sempre alla sua riuscita, alla sua organizzazione, alla sua capacità di creatività. Sono Giovanna Olivieri, e buonasera Giovanna, eccola qui con noi, Giovanna Olivieri, che è una delle responsabili di archivia, gli archivi, biblioteche, centri di documentazione delle donne, che ha sede nel complesso dell'Expo Pastore. Anna Maria Crispino, buonasera Anna Maria, non ti vedo ancora, ma ecco. Che è Anna Maria Crispino, la direttora di Leggendaria. Buonasera Anna Maria, benvenuta anche a te. Non abbiamo qui con noi in questa nostra diretta Stefania Vulterini, che è una delle curatrici della collana Sessismo e Razzismo di EDS Futura Editrice. Ecco, la fiera si vive grazie al lavoro che noi cerchiamo di mettere insieme e quest'anno lo facciamo tra l'altro in una dimensione che ha voluto anche allargare i nostri confini, non solo quelli materiali ma anche quelli diciamo organizzativi e di pensiero, perché per la prima volta noi abbiamo messo la Feminism in una dimensione collaborativa all'interno dello stesso complesso dell'Expo Pastore che ospita la Casa Internazionale delle Donne, grazie a una collaborazione con il Centro Giovani del Primo Municipio e con l'associazione Zalip e i ragazzi di Via della Gatta, che al suo interno opera e che curerà a giugno il nostro spazio libri. Quest'anno noi faremo della nostra fiera alcuni momenti in particolare che ci organizzeranno attraverso delle dirette streaming in un percorso che ci accompagnerà poi per arrivare fino alla 3 giugno di giugno. Saranno proposti all'interno della nostra manifestazione 3 focus in particolare, gli ultimi 3 mercoledì dei mesi di marzo, di maggio e di giugno. Il primo si intitolerà Oltre Canone, ci siamo, a cura di Leggendaria. Il secondo sarà dedicato all'emergenza climatica, Habitat e non solo, Habitat, ripensarsi nella differenziazione della coesistenza, a cura di Archivia. E il terzo, Decolonializzare le arti, che sarà il focus accurato dalle Sconfinate, che riprenderà e porterà avanti il tema appunto della decolonialità, in un'ottica anche altra e in qualche modo focalizzata su questo tema della decolonializzazione in particolare. Noi abbiamo molti editori che ci seguiranno, si stanno sommando l'una all'altra molte proposte di presentazioni che ci fanno già pensare di avere una 3 giorni particolarmente ricca e forte di novità, perché la nostra fiera è una fiera soprattutto di novità, che riguarderanno temi ed argomenti a noi molto vicini, compresi quelli che in questo momento, in questi giorni, ci preoccupano forse più di altri, e lo faremo in quello che è il complesso della Casa Internazionale delle Donne e, come dicevo prima, del Centro Giovani del Primo Municipio. All'interno di uno stesso complesso sarà possibile incontrarsi, noi speriamo, lo speriamo e ce lo auguriamo tutti quanti. La fiera è promossa da alcune sigle in particolare, da alcuni soggetti. Questi soggetti sono la Casa Internazionale delle Donne, sono, lo dicevo prima, la rivista Leggendaria, sono Archivia, archivi, biblioteche, centri di documentazione delle donne, e sono Sessismo e Razzismo di EDS Future Edizioni. Ma ha anche alcuni sostenitori a cui teniamo moltissimo, perché da sempre ci accompagnano in questo nostro percorso e cammino. Ma prima di dare la parola a loro, perché sono qui con noi e sono Marco Zapparoli, sono Daniela Finocchi, sono Elvira Federici, rispettivamente presidente di concorso ideatrice, presidente di concorso Lingua Madre, di ADEI, l'Associazione degli Editori Indipendenti, della Società Italiana delle Letterate. Io chiamerei qui con noi
per dare a lei per prima la parola tra di loro, a Maura Cossutta, che è la presidente della Casa Internazionale delle Donne, che è appunto una degli organismi che firmano la nostra manifestazione e che in questo da sempre lavora e si organizza, propone dei momenti di incontro, di collaborazione, cercando di far sì che questo avvenga in una situazione capace di essere rappresentativa della complessa realtà delle donne, e che in questi giorni, tra l'altro, essendo se ne stata anche una delle artefici, ha dato vita insieme alle donne dell'Assemblea della Magnolia a dei documenti importanti per entrare davvero in maniera e con voce forte e all'interno di quella che è la situazione che oggi noi stiamo vivendo. Buonasera Maura. Buonasera Maria, buonasera a tutte. Grazie, buonasera ovviamente anche a tutti gli altri ospiti che già vedo qui con noi, e a questo punto darei in primis la parola proprio a te. Allora, grazie Maria. Io intanto saluto, ti auguro buon lavoro, vi saluto perché devo andare. Grazie, grazie Giovanna. Grazie tante per tutto quello che hai fatto e che fai. Grazie. E allora, appunto, grazie a voi, anche Maria. Veramente buon lavoro e benvenuti a tutti. Esatto, e a tutte le inventrici, alle storiche, ma anche, come dicevi tu Maria, le new entry, benissimo. Io credo che insomma avete lavorato tutte e ci avete creduto, e credo che sia una sfida che è riuscita, molto riuscita. Anche quest'anno questo appuntamento è atteso, era atteso ed è molto apprezzato. È un appuntamento che promuove, come dici tu, appunto i talenti femminili, grazie all'editoria indipendente di qualità, ma è anche sempre stato, e anche quest'anno direi soprattutto, un'occasione di scambio, di confronto, di pensiero, no? Di ascolto, ed è molto molto importante. Tra l'altro con delle madrine eccezionali, io sono molto emozionata e contenta, sentirò con grande interesse il dibattito che ci sarà alla fine di questo incontro. Pensar scrivendo, una cosa molto importante, l'importanza quasi insomma della narrazione, no? Per riconoscersi, e che affronta un tema attualissimo, quello dell'identità, dell'individualità, e credo che ancora di più oggi la domanda di fondo che ci dobbiamo fare tutte è: chi siamo, no? Chi siamo? Io credo che dopo 2 anni di Covid, ha ragione Maria, e con la guerra, questa sia una domanda di fondo. Ieri c'è stata una grandissima manifestazione a Roma. Grandi emozioni, angosce, paura, l'avete detto prima, siamo molto molto preoccupate, ma c'è anche una gran voglia di pensiero, di ascolto, di ragionare. E anche l'Assemblea della Magnolia, parte da qui, l'Assemblea della Magnolia si è costruita subito dopo la pandemia, durante la pandemia, proprio perché volevamo intanto ascoltare, ascoltarci, capire quello che ci stava succedendo e quello che stava succedendo. E quindi questa riflessione della Magnolia la riportiamo esattamente oggi, durante la guerra. Un'esperienza, quella del Covid, una lezione, quella del Covid, che il mondo non ha ascoltato. Io credo che da qui noi dobbiamo partire tutte quante, un'esperienza emotiva, fortissima, che ha messo in contatto in contemporanea milioni e milioni di persone sui sentimenti più profondi del lutto, della paura, dell'angoscia, della fragilità, ma anche dell'interdipendenza. Ecco, questa grande lezione dell'interdipendenza di un mondo che dovrebbe essere interdipendente, quindi della convivenza. Ecco, questa guerra dimostra che questa lezione non è stata ascoltata. Noi in piazza, con l'Assemblea della Magnolia, abbiamo detto no a questa aggressione, a questa guerra terribile, ma come hai detto tu, Maria, a tutte le guerre. Non c'è una guerra giusta. Noi domani avremo un incontro con le donne afghane alla Casa delle Donne. Appunto, non c'è una guerra in nome dei diritti di difesa, no? Dei diritti delle donne, pensiamo all'Afghanistan, ma neanche in nome della democrazia. Quindi tutte le guerre sono orrende, c'è sempre un'alternativa alla guerra. Quando c'è la guerra è il fallimento della politica, dell'umanità, del pensiero. E quindi noi abbiamo detto in piazza però un'altra cosa molto importante: questa guerra, anche questa guerra, è l'espressione più aperta e violenta del patriarcato. Invece di crescere l'interdipendenza, anche l'Europa, siamo state molto
ci siamo voltate dall'altra parte dopo l'89, mentre crescevano i nazionalismi, si parlava di difesa dei confini, mentre i confini, le frontiere devono essere aperte. Quindi militarismo, nazionalismo, sessismo, questo è un crogiolo, un intreccio terrificante di politiche che producono guerra, producono violenza, disperazione, la pagano i più deboli, ma naturalmente soprattutto le donne. E allora credo che sia importante, dicevi Maria, parlarne e soprattutto ascoltarci. C'è in atto una criminalizzazione su cui veramente noi ci dissociamo totalmente verso chi non ha le stesse idee. Io credo che invece dobbiamo ascoltarci, capire, far ritornare la parola alla diplomazia contro tutte le guerre, ma appunto serve il pensiero. E io dico sicuramente serve ancora di più il pensiero femminista e questa è un'occasione che ci può offrirlo. Grazie. Grazie a te, Maura. Grazie per le cose che hai detto, per le proposte che queste parole contengono e, come si diceva prima, per le azioni che già esse sono. E Marco Zapparoli, buonasera Marco, felice di averti con noi anche in questa quinta edizione così particolare. Marco Zapparoli, presidente della DEI, l'associazione in cui si ritrovano molti degli editori indipendenti che tra l'altro fanno anche parte di coloro che aderiscono in grande quantità alla nostra manifestazione. Marco è sempre stato presente alle nostre inaugurazioni e quest'anno lo fa da un luogo che mi piace qui ricordare perché in questo momento a Milano c'è il Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente italiana che è partita il 4 e che si chiude proprio oggi e che affronta un tema davvero in grande connessione con tutto quello che noi stiamo facendo e dicendo e che spero faremo durante la nostra quinta edizione di Feminis, le moltitudini. E lo fa tra l'altro attraversandole queste moltitudini da punti di vista diversi che sono, li voglio ricordare perché davvero l'edizione è stata ricchissima, interessante, invito tutte e tutti anche anzi di andare a curiosare in quello che è stato proposto. Alleanze sono i temi, prossimità, vivere tutto da tutti i lati e dediche. Bene Marco, benvenuto, grazie di essere qui, a te la parola. Ma io non posso che dire grazie a voi perché, come sempre, mi invitate a queste aperture che mi commuovono, cioè sentire le vostre parole e la vostra, come dire, energia che è sempre così positiva e sempre così volta al confronto e al rilievo che viene dato alle parole, no? Come si diceva anche in altre occasioni, il valore delle parole è fondativo e quindi questo legame stretto fra pensiero e parola non può che aiutarci, no? Nell'andare verso il pluralismo, le moltitudini e affrontare queste difficoltà. Sono d'accordissimo con quanto ha detto Maura prima, cioè l'impostazione drammatica di ciò che sta accadendo è figlia di un patriarcalismo da cui dovremmo uscire. E lo facciamo anche a Book Pride, dove abbiamo 170 voci di editori con una come dire, fortissima componente femminile, sia negli interventi, sia nella gestione, sia nell'organizzazione di questa manifestazione che ha saputo resistere. Io vorrei semplicemente, come voi sapete, io sono un grande amante della poesia e vorrei tanto per cambiare citare dei versi, questa volta sono dei versi drammatici, di Else Lasker-Schüller. Sono versi che sono stati scritti nel 1943, una poesia celebre, forse la più celebre di questa poetessa, che è Il mio pianoforte azzurro. Dice la Lasker-Schüller: ho a casa un pianoforte azzurro, ma le note più io non conosco, perché esso sta nell'ombra della porta della cantina. Da quando il mondo è perduto. Non ve la leggo tutta, ne esistono tante versioni, ma è per dirvi quanto con poche parole si tocchino i tasti, anche nel 1943, di cose drammaticamente presenti. E è bellissimo che 70 case editrici, con una coloritura così forte, con un'impronta così forte di lingua,
femminile, di matrice femminile e femminista, si pongano con un programma articolato. La pandemia ci ha stretto un pochino i cordoni dell'essere in presenza, ma ci ha allargato e disteso nel tempo la possibilità di incontrarci. Quindi è anche bello, e vorrei sottolinearlo, il fatto che si parta oggi per arrivare a giugno. E io spero veramente poi che ci troveremo a giugno, che sarà possibile ritrovarci in quel luogo meraviglioso e poter anche festeggiare questo ciclo. Non vorrei aggiungere molto altro, se non che vorrei solo dire una parola che io ritengo centrale, che si chiama rispetto. Io credo che dobbiamo tutti fare del rispetto un elemento, uno snodo importante nelle relazioni. C'è una mancanza assoluta di ascolto e di rispetto. Quindi io chiedo innanzitutto a chi non rispetta l'altro, non solo il diverso, ma anche il vicino, a farlo. Cioè rendersi conto di quanto questa disciplina del rispetto e dell'ascolto sia fondamentale. E chiedo un impegno invece in questo momento agli editori, a tutti i miei colleghi, quelli di Milano, quelli di Book Pride e quelli di Feminism, per adoperarci insieme a stabilire anche un ponte di solidarietà concreto. Cioè, noi che governiamo la parola, che aiutiamo e sosteniamo il governo della parola, abbiamo in questo momento anche il compito di fare da ponte e di aiutare. Quindi io, veramente, il mio è poco più che un saluto, ma chiedo di pensare insieme nei prossimi mesi, perché sarà necessario. Questa crisi, questa guerra, questa situazione non è cosa di oggi, non è cosa di una settimana, sarà una cosa lunga. Troviamo insieme un modo, oltre che di lavorare sui nostri valori e sulle parole che ci uniscono, anche su un ponte non solo culturale verso coloro che hanno problemi giganteschi in questo momento. Chiedo veramente un impegno fermo e spero che partiremo presto con un'iniziativa. Non posso poi che ringraziare Maria, appunto, e tutto il gruppo di lavoro che ha organizzato e che sostiene questa iniziativa da anni e per gli anni a venire, di essere anche così vicina alla nostra Day, insomma, che è, come sapete, ha sempre più soci, attualmente sono 250, e che si conferma come anche una, non so come dirvi, un baluardo del pluralismo editoriale in Italia, che è così, come dire, così importante per noi. È un piccolo garante, insomma, anche di democrazia. Grazie veramente e buon lavoro. Grazie Marco, grazie per essere qui, per le cose che sempre ci consegni attraverso le tue parole e per questo anche questo invito a lavorare con rispetto, nel farlo in una dimensione difficile, complessa, ma che sicuramente non può che avvalersi di questo per riuscire a trovare delle soluzioni che non siano degli escamotage. Perché forse di quello di cui abbiamo bisogno è di una strategia piuttosto che degli interventi, o meglio, forse dell'una e dell'altra cosa, ma all'interno di una strategia complessiva senza la quale difficilmente riusciremo a far fronte alle tante drammatiche esigenze, ma anche ai tanti desideri, bisogni e volontà che comunque ci contraddistinguono come viventi. Ed è con noi anche Daniela Finocchi. Daniela, buonasera, grazie di essere qui con noi. Però io non ti sento, Daniela, forse hai il microfono chiuso, bisognerà aprirlo. Perché, ecco, sì, benissimo. Ecco, Daniela è la ideatrice, nonché la presidente del Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre, che è uno degli organismi che ci sostengono. Siamo felici di averla qui con noi oggi. Lei ha partecipato da sempre alle nostre edizioni, anche come autrice di testi in prima persona, ma è soprattutto in questo momento al Concorso Lingua Madre che io vorrei dire rivolgermi dicendo poche cose, perché a te la parola, ma semplicemente per dire che questo progetto, che è un progetto della Regione Piemonte, del Salone Internazionale del Libro di Torino, che nasce da un'idea di Daniela
dall'inizio del 2000, è un progetto che si rivolge alle donne migranti o di origine straniera che vivono, risiedono, lavorano, si muovono nel nostro paese, in Italia, ma anche ospita quelle donne italiane che vogliono raccontare le loro esperienze con queste altre donne, no? Che insieme, con le quali insieme convivono in esperienze sociali e anche affettive e familiari. È quello, questo progetto è un progetto di grandissima ricchezza che ha visto più di 10.000 autrici ormai presenti nelle sue fila, che ha dato spunti, capacità di riflessione a noi lettrici, ma anche invitato tante donne a farne parte come protagonista in prima persona, diventando delle scrittrici del premio. Insomma, a te la parola, Daniela. Grazie, grazie. Intanto mi fa molto piacere essere qui per questo saluto d'apertura di Feminism 5. Ringrazio tutte voi, tutte le amiche dell'organizzazione e anche quelle della Casa delle Donne di Roma per questo invito. Io non posso che condividere le parole di chi mi ha preceduta, ecco, quindi inutile ripeterle. Del resto, la prima fiera dell'editoria delle donne non potrebbe essere un luogo più adatto per un progetto come il Concorso Lingua Madre, che appunto da 17 anni si impegna per dare voce a chi spesso non ne ha, ma molto da dire in quanto donna e in quanto migrante. Un lavoro portato avanti in relazione, aperto anche alle italiane, come accennavi, che vogliono raccontare l'incontro con l'altra per creare occasioni di scambio e di conoscenza. E sin dalla sua prima edizione siamo quindi state ben felici di essere fra le sostenitrici della fiera, dove le autrici di Lingua Madre hanno sempre trovato ulteriori occasioni di parola anche attraverso gli incontri che abbiamo organizzato insieme. E oggi più che mai, infatti, è importante dare spazio a queste voci, anche a queste voci, perché le donne rappresentano il 52% nell'ambito della migrazione e sempre di più migrano da sole e come capofamiglia. E sono quelle che pagano sempre il prezzo più alto nelle crisi causate, vuoi dalla pandemia, vuoi dalle guerre, no? Come ha evidenziato del resto proprio recentemente il rapporto immigrazione della Caritas Migrantes. Per questo, oltre al premio letterario e fotografico, siamo impegnate da sempre anche nella ricerca, grazie all'attività del gruppo di studio che è formato da docenti italiane e straniere, anche in questo caso sempre in relazione, e che indaga e approfondisce proprio i temi legati alla migrazione femminile, realizzando convegni, pubblicazioni, saggi che abbiamo spesso presentato anche a Feminism. Infatti, la realtà mostra con chiarezza la necessità imprescindibile di uno sguardo sessuato alle migrazioni contemporanee, perché le donne ne sono protagoniste e, come diciamo spesso, anche migrando cambiano il mondo. Quindi grazie ancora e buona fiera a tutte. Grazie per queste cose che ci hai raccontato in più rispetto, per farci entrare ancora di più in questa esperienza così significativa e oggi così importante a maggior ragione, proprio per quanto ci fa toccare con mano la ricchezza a cui dobbiamo assolutamente attingere per lavorare insieme e anche costruire percorsi di trasformazione. Elvira Federici, presidente della Società Italiana delle Letterate. Buonasera Elvira, grazie. Ciao. Per essere qui. Grazie. Con noi. La Società Italiana delle Letterate, così come gli altri organismi di cui abbiamo appena parlato, da sempre ci sostiene e questo è per noi un fatto davvero significativo e importante, perché la Società Italiana delle Letterate tra l'altro ci sostiene anche proponendo all'interno della nostra manifestazione momenti di grande interesse e importanza su temi sempre significativi. Mi piace ricordare, prima di darti la parola, Elvira, due cose. Una, che la Società Italiana delle Letterate è stata fondata nel 1995 da Anna Maria Crispino, ma anche da Liana Borghi, e questo è anche un modo per in qualche modo ricordare una figura così importante e significativa, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista affettivo, come è stata per tutte noi femministe, donne impegnate, Liana Borghi.
E poi vorrei anche ricordare che tra le tante cose che una società che coinvolge e assomma in sé tante intelligenze e esperienze diverse che vanno da quelle delle appassionate della lettura alle studiose e alle scrittrici, una delle tante cose che vengono fatte è anche quella di offrirci dei momenti anche significativi di incontro, uno dei quali avverrà a breve a Viterbo. In questo mese di marzo, dal 18 al 20, ne cito solo il titolo perché di per sé è un programma che già in questo modo si presenta attraverso un convegno, appunto, la SIL, a cui la SIL dà vita e che sarà appunto intitolato Eco Poetiche, Eco Politiche, Poesia come cura del mondo. Buonasera, è un piacere per me, una grande felicità e sono onorata di essere qui a salutare le madrine di Feminism, a salutare Feminism 5, a tutta la bellissima esperienza che grazie a Anna Maria Crispino, a Maria Palazzesi, a Giovanna Olivieri, a tutte della casa, sono ben 5 anni che si ripropone e che anche attraverso il deserto della pandemia tiene vivo dibattito. La pandemia adesso, di questo momento terribile che stiamo attraversando, tiene vivo il dibattito, il pensiero e le relazioni. E mette a disposizione il lavorio straordinario che c'è anche nell'editoria femminile e femminista. Ne sono molto felice che non ho voluto sottrarmi a questo appuntamento. Mi avete visto prima circolare in macchina, ero in mezzo alle nevi dell'Abruzzo, lo sono ancora e ho trovato ospitalità da una, diciamo, parente acquisita che tanto gentilmente mi ha permesso di fermarmi, se no dovevo girare in macchina. Ma comunque, voglio dire, era una giornata per me che io ero fuori dal mio studiolo protetto, no? Come quella cosa di libri che tutte quante abbiamo dietro, quindi mi sentivo un po' disancorata. E tuttavia era una giornata semplice, una giornata fatta proprio della vita materiale. E io pensavo di aver vissuto un momento di pace che in qualche modo volevo portare qui, no? In questo appuntamento che avevo per salutare il mio nipotino che compiva un anno. Però non posso neppure nascondervi quanto anche solo portare un semplice saluto accanto a due pensatrici come Braidotti e Cavarero, lo studio delle quali io peraltro ho sempre tenuto intrecciato, per me sia emozionante. E direi che la società delle letterate è con Feminism fin dall'inizio, nel 2018, perché la sua missione, come per Feminism, del resto, è dare valore e quindi farne significato simbolico e politico a scritture, visioni e pensiero delle donne. Ci riferiamo però a un'idea di soggettività non identitaria, che non si rappresenta come ontologicamente definita, ma che si trova nella disposizione nomade, processuale, relazionale e nella postura non retta, non verticale, ma inclinata sulle cose, aperta sull'altrui e sulla propria vulnerabilità in relazione. In un caso o in un altro, avrete capito che ho citato così un po' sinteticamente, ho fatto allusione al pensiero sia di Braidotti che di Cavarero, troviamo quello di cui specialmente abbiamo bisogno in questo momento. Noi abbiamo bisogno di sottolineare qualcosa che è anche l'esito storico dell'ondata di sapere sessuato del femminismo, che si è rovesciata sulla costruzione patriarcale della conoscenza. Cito un po' a memoria Rosy Braidotti. Abbiamo bisogno cioè del disfarsi dei binarismi e delle polarizzazioni gerarchizzanti. Abbiamo bisogno di sporgerci dell'inclinarsi nella relazione radicale con l'altro e con il mondo. Ci appassiona una ricerca che metta al centro non l'identità, ma le relazioni e l'interdipendenza. L'intrazione rinforza Karen Barad, a partire dalla vulnerabilità, dall'imperfezione, dalla mostruosità. Niente è rettificato. Imparando invece ad abitare le soglie come confini negoziabili. Ecco, abitare le soglie come confini negoziabili. Queste cose che nascono dalle letture sono in realtà le indicazioni per il presente. È una cosa che dovremmo ripeterci proprio nel momento che stiamo vivendo. E anche nella società delle letterate
attraverso la decostruzione del canone, attraverso una rete genealogica costruita in 26 anni di ricerca in relazione che abbraccia le maestre del pensiero e della scrittura del passato, quelle che chiamiamo le antenate, e si estende alle voci inaudite del presente, abbiamo attraversato confini disciplinari, geografici e culturali. Nella presentazione di questo evento si sottolinea quanto è alla base del nostro lavoro la consapevolezza che la scrittura poetica, immaginativa, letteraria, sia una forma incarnata, l'espressione di una soggettività situata con una lingua, una voce, un'intonazione, e ciò non di meno rivolta re relazionalmente al mondo, e ciò non di meno pensiero. Richiamo qui una per tutte, Virginia Woolf. E infine a sottolineare proprio l'apertura alla realtà, alla possibilità di pensarla e di interrogarla anche nel doloroso manifestarsi della realtà, senza pretendere di eluderla con surrettizia astrazione o di ridurla entro confortevoli classificazioni o appunto polarità. Voglio segnalare la scelta della SIL appunto per il convegno nazionale. Ringrazio molto Maria che l'ha richiamata. Perché nelle ecopoetiche, ecopolitiche, poesia come cura del mondo, noi abbiamo pensato di rifuggire da una parola che avesse un carattere strettamente performativo, ma che fosse un'attenzione alla domanda che la poesia propone. Quindi alle poete, alla poesia e alle poete, alla poesia abbiamo dato la prima parola e l'ultima, ma il progetto ha preso forma su questo confine aperto. Il pensiero ecofemminista nella sua complessità e le parole concrete incarnate della poesia, che di questa complessità sono costituite, e quindi poesia e il pensiero delle filosofe si intrecciano. Quindi grazie ancora a Rosy Braidotti, a Adriana Cavarero, che sono tra le filosofe che ci hanno ispirate, a Feminism, a tutte voi. E ci vediamo presto anche con le cose che con la Società delle Letterate faremo dentro Feminism. Arrivederci. Bene, grazie Elvira, e a questo punto annunciate a viva voce anche insomma dalle nostre ospiti che noi andiamo verso il dialogo, l'incontro con le nostre madrine 2022, Adriana Cavarero e Rosy Braidotti. Felici di averle qui con noi perché davvero è un anno che più significativo non poteva essere per avere due voci come le vostre. A farci da madrine in un anno così impegnativo, complesso, difficile, che noi Noi avevamo già scelto prima che tutto questo succedesse, che il nostro tema di quest'anno, tutti gli anni Feminism sceglie un tema che faccia un po' da filo conduttore, sarebbe stato pensare scrivendo. Beh, decisamente è il tema giusto, il tema adatto, impegna forse diversamente rispetto a quando l'abbiamo pensato. Però è sicuramente attraverso voi che riusciremo intanto a cominciare a dipanare questa matassa, a entrare dentro e a farlo con interesse, con attenzione, con intelligenza e con passione. Sarà Anna Maria Crispino che guiderà l'incontro con le nostre madrine 2022 e dunque a voi tre a questo punto la scena. Buon lavoro. Buonasera a tutte, ringrazio tutte per essere qui e le nostre madrine. Cosa significa avere delle madrine? Avere proprio delle fate buone a guida di un percorso che ci coinvolge e ci interroga sulle questioni che abbiamo di fronte. Io ringrazio Elvira Federici per aver citato Virginia Woolf perché sono appena uscita da un collegamento con varie realtà, soprattutto librerie delle donne, che oggi avevano organizzato una maratona di lettura di un testo di Virginia Woolf, che è Pensieri di pace durante un raid aereo. Questo proprio mi ha confermato come le connessioni, le relazioni, la circolarità del pensiero ci aiuta, ci
ci conforta anche nella nostra, nel nostro desiderio, nella nostra volontà, nella nostra ostinazione di continuare a pensare, nonostante la situazione molto complicata in cui siamo in questo momento. Finita forse, speriamo, la pandemia, siamo in un clima di guerra veramente complesso da sopportare, da comprendere e da contrastare per quello che ci è possibile. Vi presento, anche se non ce ne sarebbe bisogno, le nostre due eccellenti madrine, e le ringrazio innanzitutto per aver accettato questa sfida, questo invito e questa occasione di confronto tra loro, in noi e tra noi tutte. Rosy Braidotti è una filosofa nata in Italia, che poi ha studiato in Australia e poi a Parigi, e che è residente nei Paesi Bassi dal 1988, e attualmente è professore emerito all'Università di Utrecht nei Paesi Bassi, e fondatrice e direttrice del Center for Humanities di quell'Ateneo. Ha ricevuto laurea honoris causa dall'Università di Helsinki in Finlandia e in Linköping in Svezia, assai nota a livello internazionale per i suoi studi sul soggetto nomade, che è diventata una delle categorie fondanti e imprescindibili del pensiero delle donne dagli anni 80-90 in poi, e più recentemente per l'analisi del postumano da un punto di vista femminista. A fine 2021 è stato pubblicato Posthuman Feminism per la Polity Press, che è in corso di traduzione, terzo e ultimo volume della sua trilogia sul postumano, e in italiano invece è appena uscito Fuori sede, Vita allegra di una femminista nomade per Castelvecchi, che è una raccolta di quattro scritti autobiografici molto sui generis, come si addice ad un soggetto in continuo divenire. Braidotti è stata appena insignita del premio Humboldt 2021 per la ricerca e della didattica. La cerimonia di conferimento del premio si svolgerà nel giugno del 2022 a Berlino. In uno dei saggi contenuti in Fuori sede, Rose esamina in particolare la lingua, le lingue in cui pensa scrivendo. Quindi è, come dire, un testo che è perfettamente aderente alla proposta di ragionamento che abbiamo fatto per questa edizione di Feminism. Adriana Cavarero, filosofa e storica della filosofia, tra le più note in Italia e a livello internazionale, è attualmente professoressa onoraria dell'Università di Verona e tra le fondatrici della comunità filosofica veronese di Ottima, da cui è uscita nel 1990. È stata visiting professor all'Università di New York e di altri atenei negli USA e in Gran Bretagna, interprete del pensiero greco classico, studiosa di Hannah Arendt, e tra le figure di riferimento del pensiero della differenza sessuale italiano. Fondamentale per me, ma credo per molte, il suo testo Nonostante Platone, pubblicato per la prima volta nel 1990 e riproposto nel 2009 da Ombre Corte. Un testo radicalmente oltrecanonico nella sua riscrittura di figure femminili del mondo classico, che lei dice inventate più che rivisitate. Ma essenziale per la filosofia della narrazione, quindi per il tema che ci apprestiamo ad affrontare, il tema della relazione tra soggettività, scrittura e lettura, il volume Tu che mi guardi, tu che mi racconti, prima edizione del 2001 per Feltrinelli, e del 2019 il suo saggio Democrazia sorgiva, note sul pensiero politico di Hannah Arendt per Raffaello Cortina, mentre appena uscito per Castelvecchi la riedizione di A più voci, filosofia dell'espressione vocale. In giornate come queste che stiamo vivendo,
Vorrei però ricordare anche Orrorismo, ovvero della violenza contro l'inerme. Ed è proprio sull'inerme, sulla vulnerabilità, sulla violenza cieca che ogni guerra, e questa ultima in particolare in maniera eclatante, mette in evidenza. Il testo è uscito nel 2007 sempre da Feltrinelli, ed è purtroppo fuori catalogo, ma vale una ricerca anche in sussidi di libri apparentemente trovabili, perché è una fenomenologia della violenza che molto ci aiuterebbe, ci aiuta a cercare di capire quello che stiamo vivendo. Mandiamo adesso in onda un contributo video che Rosy aveva preparato per questa nostra, per questo nostro appuntamento. Poi daremo la parola ad Adriana Cavarero, poi entrambe spero che vogliano rispondere o commentare alcune delle dei messaggi di domanda o di confronto che ci arriveranno da coloro che ci stanno seguendo. Quindi prego la regia, e così mi sento molto modernamente massmediale, di mandare in onda il contributo di Rosy. Carissime amiche della Fiera dell'Editoria Femminista, care organizzatrici di questa bellissima iniziativa, grande vecchia amica, è un grande onore essere la madrina di questa cosa, di questo progetto, di questo momento. E vi ringrazio infinitamente di avermi messo in questa posizione virtuale, perché siamo qui con le nostre tecnologie, ma comunque molto sentita e molto presente sul piano intellettuale ed emotivo. Le tre assi che avete scelto, oltre Cannonen, Habitat, decolonizzazione, sono fondamentali non solo per il nostro lavoro di ricerca, di scrittura, ma per il benessere di tutti e l'avvenire del mondo intero. Quindi complimenti per questa grande iniziativa e ovviamente tutti i miei auguri di cuore e di testa per il lavoro che state facendo. Ho scelto di parlare di scrittura come spazio, spazio eterogeneo, mobile e per me necessario. Ho detto spesso, l'ho anche scritto, che più che scrittrice io sono una grafomane, un neologismo di mia invenzione, che necessita veramente della scrittura quasi per vivere. Forse per questo tengo un diario dalla più tenera età, dalla più tenera infanzia, il mio fedele compagno di vita. E a volte non so se vivo per scriverlo o se scrivo per meglio vivere. Comunque la mia vita e la scrittura sono un po' la stessa cosa. Scrivere è un po' come respirare a fondo e forse meglio. Quindi tre momenti ho scelto, tre luoghi della mia pratica di scrittura, cercando di incrociare un po' col progetto, le assi portanti di questa bellissima fiera. La regola di base è scrivere a partire da sé. Ma quando il sé è un soggetto nomade, eterogeneo, in movimento, cosa significa esattamente? Nella mia scrittura io ho giocato a fondo le risonanze fra il personale e non solo il politico, ma il teorico, l'etico, l'affettivo, in una specie di gioco di risonanza fra il vissuto e lo scritto, che per me è fondamentale per tutto quello che io faccio. Non è che il pensiero sia una metafora della vita o viceversa, in maniera incarnata, posizionata, relazionale ed affettiva di ciò che si fa, di ciò che si vive, di ciò che si sente. E quindi il femminismo nomade è sempre oltre canone, perché racconta dei radicali cambiamenti di scenario in tutti i campi, il personale, il letterario, il critico, il professionale, l'editoriale, tutto. È per me un modo di posizionarsi nei confronti delle multiple appartenenze di lingua, di cultura, di religione, di genealogia intellettuale, di sessualità, di identità. Su tutti questi punti le esperienze di vita ovviamente contano, la nostra storia parla, ma non esiste per me un legame diretto, un rapporto di logica necessità
fra le esperienze di vita e le scelte di scrittura. Esiste un dialogo costante, un intrecciarsi e un interrogarsi a vicenda che è senza fine assolutamente. Cerco di narrare le genealogie teoriche nelle quali credo e che incarno, ma senza sentimentalismi e soprattutto rimettendo sempre in questione l'idea delle identità fisse, unitarie, sacre, preferendo invece un'idea dell'identità come mappatura di sentieri divergenti, qualcosa che è sempre comunque vissuto retrospettivamente in maniera relazionale, sempre in rapporto ad altri, umani e non umani. Quello che mi interessa nella scrittura è proprio queste linee di intersezione, di incontro, di convergenza, che mettono in risalto gli aspetti materialisti della nostra soggettività, ma anche gli aspetti relazionali, una fluidità che è aperta a molteplici campi di esplorazione, di condivisione, di modalità di divenire, che mi permettono di differire costantemente da me stessa. La differenza è un processo interno, relazionale e trasversale. Quindi va bene la politica del posizionamento, ma come pratica relazionale, quindi fluida ed aperta. La vita non mi appartiene, le appartengo invece io come organismo vivente, materiale, radicato, ed essere umano, post-umano, in moto perpetuo. Anche dirla mia, la vita, mi sembra quasi un abuso di potere, una maniera di colonizzare un vissuto che per definizione mi sfugge nel momento stesso in cui mi definisce. Dobbiamo decolonizzare anche il nostro rapporto a ciò che chiamiamo la mia vita, la mia esperienza, la mia. Come diceva Kathy Ecker, finché continuiamo a parlare in questo modo, non abbiamo ancora raggiunto un livello di cambiamento radicale. Quando scavo dentro di me, tutto si ribalta e si rovescia all'esterno. La distinzione dentro-fuori non si addice ai soggetti in movimento che noi siamo diventati, anche grazie ovviamente alle tecnologie che ci permettono di isolarci mettendosi in relazione, relazionarsi, chiudendoci dentro le nostre bolle acustiche e tecnologiche, reti rizomatiche, legami multidirezionali, visioni che non sono più né unitarie né individualiste, ma in perpetuo divenire, nomadi per l'appunto. Pensare che il nomadismo 30 anni fa era uno scandalo, adesso è diventato quasi una banalità. Siamo tutti in processi di divenire trasversali, ovviamente non tutti nella stessa direzione, non tutti alla stessa velocità, non tutti allo stesso modo. Quindi la scrittura è una mappa dei luoghi in cui si è già stati, anche se spesso immaginari, anche se ricordati, anche se non necessariamente vissuti. La si ricostruisce a posteriori, come le mostre di un gioco, ma non esiste una coscienza unitaria, trionfante, che sta lì a organizzare, a supervisionare le contingenze che noi viviamo e delle quali rendiamo conto. Ripensare quindi il rapporto fra la materialità corporea e il fatto di renderne conto nei processi relazionali e di scrittura diventa veramente il primo gradino del progetto metodologico epistemologico del femminismo nomade. Il corpo che non è uno in una scrittura che è multipla e relazionale, che ci permette dei posizionamenti che non sono identità fisse, radici, date una volta per tutto, ma che si trasformano nel momento stesso in cui siamo capaci di renderne conto e di darne una rappresentazione. Ho sempre detto che nella teoria femminista si parla in quanto donna, anche se il soggetto di enunciazione donna non è un'essenza monolitica definita una volta per tutte, ma invece il luogo di un insieme di esperienze molteplici, complesse e potenzialmente contraddittorie. È un luogo materiale e discorsivo definito dalla sovrapposizione di variabili come la classe sociale, la razza, l'età, lo stile di vita, le sessualità, le abilità molteplici e così via. Si parla in quanto posizionamento, donna, LGBT, quel che sia, per attivare mutamenti socio-simbolici nella loro unicità.
Si tratta quindi di una posizione radicalmente anti-essenzialista, decoloniale ed intersezionale. L'orizzonte delle lotte femministe oggi non si racchiude sulle singole donne, ma al contrario si apre sul mondo esterno a partire dalla presa di posizione di tutti, anche e soprattutto le non donne, come soggetti nomadi di divenire e di transizione. Le cose sono cambiate tantissimo dai primi anni 60, quando le lotte femministe erano istanze femminili. Oggi, come ribadisce la grande bell hooks che ci ha lasciati da poco, il femminismo è di tutti. Ha attraversato e ridefinito uomini, donne, tutto il movimento LGBTQ+, che oggi si batte su molteplici fronti per il riconoscimento di forme di espressione della nostra diversità. In un'ottica nomade, quanto più figurazioni alternative della soggettività politica, delle sessualità molteplici si creano in questa fase delle nostre pratiche politiche, tanto meglio avremo operato. La differenza sessuale non come binomio dialettico, ma come verbo o processo del differire, si applica a tutte le categorie e non solo alle donne. Inoltre, dare priorità al vissuto e alle esperienze di donne, di soggetti LGBT, non va inteso come un gesto esaustivo, non rappresenta tutte le donne, tutti gli LGBT, non è un processo esclusivo o escludente, è un processo in divenire, aperto, che va in direzioni molteplici, eterogenee e, ripeto, potenzialmente contraddittorio. Quindi il grosso problema oggi non è quello dell'identità, se siamo d'accordo o no, non facciamo, quando entriamo in queste discussioni che ci esasperano. Il vero problema di oggi è come sia possibile conciliare le differenti velocità che caratterizzano i nostri tempi, come riuscire ad inserire inediti progetti politici collettivi all'interno delle accelerazioni e le discontinuità delle nuove forme di interazione che contraddistinguono questa fase del capitalismo cognitivo, delle tecnologie avanzate e anche dell'antropocene. Collegato a questa apertura, a questa eterogeneità, per me è il secondo luogo della scrittura, per me, che sono le lingue, non la lingua, perché la nomade è per forza poliglotta. È una nomade della lingua che vive costantemente in mezzo a lingue diverse, il che, come ho scritto in Soggetto Nomade, mi rende un po' una specialista della natura ingannevole del linguaggio. Le parole non restano mai ferme, hanno il loro percorso che io spesso stento a seguire. Vanno, vengono, si parlano fra di loro, lasciandosi indietro tracce acustiche, grafiche o inconsce che spetta a me rincorrere. Considero molti dei miei testi come traduzioni prive di originali. Il mio lavoro di filosofa non ha una madrelingua, solo una serie di traduzioni, di spostamenti, di approssimazioni quasi. Quindi questo nomadismo è per me un passaggio attraverso le lingue, in una rete relazionale, un groviglio di cose dette e no, scordate e non completamente afferrate, mille luoghi diversi sia geograficamente che cronologicamente. Se è impossibile descrivere la scrittura come un processo lineare, è ancora più difficile rendere conto del rapporto che nel tempo ho sviluppato con le diverse lingue che io parlo, italiano, francese, inglese, olandese, che mi sembrano sì nuclei formativi fondamentali che mi sostengono nel progetto di vivere in culture e contesti diversi. Ogni lingua che mi accompagna è uno strato geologico, una fonte genealogica, un nodo di affetti, di persone, di ricordi, di luoghi non confondibili, mille piani di vita che non si intrecciano facilmente, separati come sono, da barriere linguistiche e culturali. A volte mi sembra quasi di non essere io a parlarle tutte queste lingue, ma di essere parlata da loro. E ognuna di queste lingue mi concede una scheggia di competenze che, messo insieme, costituiscono l'impalcatura delle mie molteplici ecologie ed appartenenze. Ma non c'è sintesi possibile tra di loro. Parlare tutte queste lingue, in fondo, significa non parlarne nessuna. E le differenze giocano all'interno di ciascuna lingua, e quindi
la nomade poliglotta è consapevole di quanto sia mutevole, quanto sia contingente la struttura del linguaggio che ci forma, che costituisce l'impalcatura del nostro essere. Quindi queste lingue molteplici sono il contrario di una lingua materna, di un'appartenenza unica. E questa coscienza critica, nomade, poliglotta, della contingenza delle nostre strutture linguistiche mi motiva una forte spinta antinazionalista, decoloniale, antirazzista, che nutre anche il mio femminismo e il mio desiderio profondo di giustizia. Io odio gli indifferenti in tutte le loro forme e denominazioni. E tutti i richiami a un'unicità culturale, tutti questi forme di populismi di destra e di sinistra dai quali siamo circondati, che ci sbattono in faccia queste identità così sicure, così forti, così robuste, così violente, io contrappongo alla stupidità di questa violenza epistemica e sociale delle identità chiare e nette, l'incertezza, la ricerca, l'apertura dei processi nomadi di divenire in rapporto agli altri, in mezzo alle lingue, balbettando alla ricerca di qualcosa che potrebbe essere il momento della verità o dell'avvenimento, ma senza assolutamente certezze di stampo così robusto al limite della violenza. Quindi la scrittrice nomade sa che la lingua non è uno strumento di comunicazione, ma è un luogo di scambio e che nessuno di noi è padrone a casa propria, come ci insegnava già la psicoanalisi un secolo fa. Questa ossessione con la coscienza razionale, con una trascendenza dell'io che sarebbe un po' il padrone nella casa dei saperi e delle conoscenze, mi sembra la follia dell'Occidente ed è ben saputo. Io preferirei scambiare il cogito ergo sum col desidero ergo sum, sapendo che il desiderio è proprio ciò che ci sottrae a noi stessi nel momento stesso in cui ci proietta in avanti, lasciando come unica indicazione le tracce di chi e di dove siamo già stati. Quindi i momenti della nostra vita sono stazioni di sosta aperte a livelli molteplici e ci parlano di ciò che non siamo già più. La nozione quindi di identità come retrospettiva, eterogenea, relazionale. È un punto qui a favore della psicoanalisi che non è più di moda e questo mi dispiace, perché l'idea dell'arbitrarietà dei segni linguistici, l'idea della profonda irrazionalità delle nostre strutture sono molto utili per capire il mondo in cui viviamo e per capire che la contingenza, la mobilità, l'incertezza non sono la premessa all'anarchia, al relativismo, al n'importe quoi, come avrebbero detto i miei insegnanti francesi. L'arbitrarietà non l'è assurdo e la polivalenza non significa anarchia. Quindi serve un'etica che mi rende fedele a me stessa, sebbene il me stessa in gioco non sia nient'altro che un insieme complesso di frammenti eterogenei e relazionali. Quindi si tratta di una complessità che va rispettata anche a livello di un'etica che non è unitaria, ma affronta le molteplicità senza cadere nel relativismo. Se è vero che io sono non solo un'altra, ma molti altri che non coincidono per nulla, ciò che conta è la mia capacità di relazionarmi a loro, a continuare a crescere e divenire nell'ottica dell'etica dell'affermazione, che come forse sapete ho adattato dal Spinoza riletto con Deleuze e il pensiero francese. Quindi frammenti tenuti insieme da un'etica relazionale affermativa, non un eccezionalismo umano, non l'arroganza di un trascendentalismo malato di assoluti, non questo microfascismo come lo definisce Deleuze, questo amore
questo desiderio di trascendenza, di assolutezza e di purezza, ma un microfascismo che va combattuto quotidianamente, che va decolonizzato per contrastare la violenza del gesto con cui un io frammentario aderisce alle illusioni dell'unità, del dominio, dell'autotrasparenza. Dobbiamo assolutamente combattere la terribile stupidità e la violenza di questa illusione di unità sovrana, di unicità, di autenticità, fronte del microfascismo, dei microfascismi che ci circondano in questo momento. E arrivo al terzo e ultimo asse di questa mia riflessione sui luoghi della scrittura, che è scrivere dei corpi in divenire nell'era del postumano. Come conciliare la scrittura che si appoggia sui corpi con le nuove forme di interazione tecnologica e relazionale che viviamo oggi. Guardate un po' come stiamo funzionando in questo momento, a distanza, vicinissime, eppure completamente distanziate. Sapete forse, perché ho scritto una trilogia sul postumano, di cui i primi due volumi sono già stati tradotti in italiano, con convergenza postumana indico l'attuale condizione storica, non un futuro utopico. E la condizione storica è caratterizzata da tre cambiamenti interconnessi ed epocali. Prima di tutto, a livello sociale, assistiamo all'acuirsi di ingiustizie strutturali a causa dell'ingiusta distribuzione di ricchezze, prosperità e accesso alle tecnologie. Secondo luogo, a livello ambientale, assistiamo alla distruzione di intere specie, della decadenza del pianeta colpito da crisi climatiche e nuove epidemie. E qui veniamo di nuovo a uno dei punti chiave di questa fiera: l'allarme sempre più urgente e drammatico sullo stato dell'ambiente, la vivibilità degli habitat. Vi ponete una domanda che è fondamentale: quale futuro per i viventi? Visto ormai lo stato dell'emergenza ecologica, è possibile un futuro senza natura? E come possiamo cambiare i meccanismi di potere? Come ripensarci nella differenziazione e coesistenza nel rispetto di una diversità ambientale e relazionale? Domande chiave. La mia risposta è con un'etica postumana relazionale che tiene conto dei non umani e che prodiga nei loro confronti un'etica della cura, come dovremmo fare anche nei confronti degli esseri umani. Quindi primo livello sociale, il secondo ambientale e il terzo il livello tecnologico, il livello di intimità, di ubiquità delle nuove tecnologie, delle scienze della vita, genomica, neuroscienze, robotica, intelligenza artificiale. E durante questa lunga pandemia abbiamo visto fino a che punto è arrivata la nostra dipendenza su queste tecnologie. In un certo senso il Covid è il trionfo del tecnologico, oltre che la disfatta di un ordine ambientale che non regge più l'impatto con il nostro modo di vita. I corpi comunque esistono, postumani o no, mediazione tecnologica o no, in un continuo natura, cultura che va ripensato e che ci costringe a riflettere seriamente a cosa significa quando la pelle non è più il confine invalicabile del corpo, ma rivela una sua vera natura di membrana permeabile, aperta al mondo esterno. Comunichiamo in tutti i modi, siamo veramente collegati, siamo in rete, siamo reticoli di relazioni e di trasformazioni e di scambi di comunicazione. La convergenza postumana non è per me una crisi, non solo per via del mio ottimismo fondamentale e della mia etica affermativa, ma perché la vedo come una possibilità di accrescere le nostre capacità di divenire, di costruire corpi in altri modi, sessualità, identità e rapporti in altri modi. La vedo come una grande occasione per ridefinire i parametri di ciò che siamo capaci di diventare. Attenti però a non cadere nell'illusione transumanista che ritiene possibile trascendere la materia corporea e sottolineare invece l'importanza delle radici incarnate. Dico questo perché i transumanisti in questo momento, Elon Musk, John Lovelock, Geoff Bezos, questi
miliardari dell'alta tecnologia che stanno conquistando lo spazio e vogliono andare a vivere su Marte, hanno rivelato la loro sfiducia completa non solo nella sostenibilità del nostro pianeta, ma anche una mancanza assoluta d'amore e di cura per la specie umana, per il corpo umano. Quindi il mio postumanesimo critico prende le distanze da questa illusione di trascendenza dal pianeta, dal corpo, dagli affetti. Vi ricordo che Elon Musk ai suoi figli non ha dato nomi, ha dato un codice digitale, perché lui è così. Io opporrei il materialismo vitale, corporeo del femminismo a queste illusioni folli di dematerializzazione del corpo. E per portare in campo tutto questo mi rifarei proprio al capitale di conoscenze, di esperienze, di vissuto di coloro che sul pianeta Terra non sono mai stati considerati pienamente umani. Tutti quelli che sono o l'altro, o l'altra, o gli altri del soggetto dominante. Donne, LGBT, popoli colonizzati, gente di colore, tutto il settore dell'umanità disumanizzata e tutti i non umani, tutto l'ordine naturale, gli animali, il pianeta intero, tutti gli altri, il fronte dell'alterità, ridotta a valer meno del soggetto dominante, sono fonti di ispirazione profonda per altri modi di diventare postumani. C'è un postumano che parte dai corpi che non sono completamente nella norma di legge, nella normalità dei modelli che sono stati proposti dalla scienza, dalla politica, dal diritto. Un postumano con una differenza decoloniale, LGBT, femminista, che esce dall'ambientalismo radicale e che produce un'altra etica in confronto al divenire, non nella perfettibilità dell'uomo vitruviano e nel delirio di onnipotenza di una ragione che si vuole fine a se stessa, ma radicato, incorporato, affettivo, relazionale e capace di rendere conto della propria disponibilità, della propria apertura, del proprio legame vitale con tutti gli altri. E questo è il pensiero critico postumanista che io penso sia necessario al giorno d'oggi, a partire da corpi la cui naturalezza non è mai stata data per scontata, spesso privati di diritti di base, che hanno sempre contestato il dominio dell'uno, dell'uomo di Anthropos, e che si trovano oggi a poter sognare orizzonti diversi. Penso a grandi tradizioni letterarie, a tutta la tradizione della fantascienza femminista, alla tradizione al genere speculativo che è così forte nella nostra tradizione. Penso anche all'afrofuturismo, alla Octavia Butler, alle scrittrici afroamericane che a partire dall'esperienza di una perdita assoluta di autonomia, di soggettività, hanno saputo darsi orizzonti di divenire aperti a tutti, di una potenza immaginaria e umana inimmaginabile. Cosa sarebbe quindi un divenire postumano a partire da quelli che sono ai margini dell'umanità riconosciuta? Questa è la grande scommessa, io penso, dei nostri giorni. E io penso che questa svolta postumana sia in grado di rinnovare i nostri discorsi, le nostre pratiche su corpi, su soggettività, su tecnologie, nel contesto di un'emergenza ambientale che pone la questione della giustizia transnazionale al centro di tutti, ricordandoci che noi che portiamo avanti questo progetto non siamo un soggetto omogeneo, unico motore della storia. Siamo un assemblaggio eterogeneo, misto da tutti i livelli sociologici, a livello delle differenze di base, ma anche misto a livello di specie, con molti non umani incompletamente connessi e collegati a noi nello sforzo di diventare postumani in altro modo. Io penso che la grande scommessa, la grande battaglia sia come sottrarre tutta la materia vivente
umana e non umana, a questa logica di sfruttamento scientifico, tecnologico ed economico che è diventato il sistema di base del capitalismo avanzato. È un sistema che capitalizza sulla vita, sui sistemi vitali, sull'intelligenza artificiale che fa da sola, che si auto-organizza, l'autopoiesis come potenza e capacità auto-organizzativa di tutto ciò che vive, compreso i sistemi tecnologici che sanno organizzarsi da soli. Come reinseriamo noi i corpi molteplici, complessi, eterogenei, nomadi di questa tradizione femminista di cui ho parlato nella prima parte della mia presentazione? Come ritrovare i piaceri, le prerogative, le sfide di una corporalità diffusa e mediata? E che tipo di scrittura può rendere conto di questa eterogeneità delle nostre appartenenze, in politiche del posizionamento che non sono radicate soltanto in un'esperienza vissuta, ma anche in un'esperienza mediata, un'esperienza che implica il fattore tecnologico a livelli più intimi, ma anche più pubblici, esattamente come stiamo facendo ora in questa discussione a distanza, ma molto vicine. Vi porto nel cuore, vi porto nella testa, ma siamo separate e collegate da reti che fanno di noi momenti in un continuo di trasmissione dei saperi. Quindi siamo la materia umana, il corpo è dematerializzato e rimaterializzato al tempo stesso attraverso l'intervento dei sistemi tecnologici informatici che ci avvicinano e si staccano al tempo stesso. E questa doppia trazione verso la rimaterializzazione e la dematerializzazione è costitutiva dell'economia politica dei corpi contemporanei. Penso che il femminismo postumano accoglie le tensioni di questa doppia trazione e le riconverte in senso affermativo, rinaturalizzando o denaturalizzando strategicamente, a secondo dei casi, tutta la materia naturoculturale come un continuo. E quindi diventano possibili esperimenti alternativi con ibridazioni transspecie, transsex, transage. È nella trasversalità che si gioca in questo momento la partita del nostro divenire, una trasversalità che include materie organiche, inorganiche e l'apparato tecnologico, il nostro nuovo habitat, i nostri nuovi habitat. Questi esperimenti con le intensità dei corpi postumani ci esortano a organizzare comunità alternative che sanno valorizzare e riflettere questa nuova composizione dei nostri posizionamenti e è capace di renderne conto in un linguaggio adeguato. Parte di questo prendersi cura di ciò che noi stiamo diventando, di ciò che stiamo nel processo di divenire, è di sviluppare insieme un linguaggio sul dolore, sulla sofferenza, un po' sulle passioni tristi, applicando sempre l'etica dell'affermazione e della ricerca delle passioni gioiose, ma raccogliendo anche la realtà della sofferenza e della morte. Credo che una delle grandi sfide che quest'epoca di pandemia aver rivolto nei nostri confronti è una riflessione collettiva su nuovi modi di morire e di non starci nella vita, nuove forme di vulnerabilità al virus, alle malattie, agli effetti dei cambiamenti climatici ed altre devastazioni. Molte delle vite che sono a pericolo non sono umane e quindi è necessario configurare un'ecofilosofia secolare e materialista del divenire, perché la vita è una forza generativa che trascende ciò che gli umani ne hanno fatto. È un'esauribile forza generativa potenzialmente capace di trasformare i corpi in siti di resistenza, di replicazione, di rigenerazione. Però tutto questo richiede energia, forza, salute, star bene insieme. Quindi io penso che all'interno di tutto questo sforzo per essere all'altezza della complessità della nostra epoca ci sia comunque questa necessità di un'etica della cura condivisa nello spirito di un'affermazione di ciò che noi siamo capaci di divenire insieme, sapendo che noi non siamo uno
o la stessa cosa, siamo nella differenza, nelle differenze all'interno di un contesto che condividiamo. Questo è un po' il mio spirito della scrittura, trascrizione, mappatura, messaggi lanciati verso il futuro, nella convinzione assoluta che i femminismi in tutte le loro diversità sono grandi progetti di divenire, sono un gesto d'amore verso l'avvenire, sempre stato, sono visioni diverse dell'umanità e della postumanità che ci portiamo dentro e come sempre insieme con tutte le nostre differenze e discussioni ce la faremo. Io vi auguro veramente un buon lavoro, attendo risultati, resoconti, guarderò il più possibile online e vi mando tutto il mio affetto e tanti tanti auguri di buon lavoro. Grazie. Io ringrazio Rosy per questa, per questo intervento di assoluta complessità e però di altrettanto radicale capacità comunicativa che ci ha offerto. Molti sono i punti, sarebbero i punti da discutere. Ricordo che chi ci sta ascoltando da remoto può porre domande e fare commenti su quello che è stato detto e trasmesso, e passo la parola ad Adriana Cavarera. Grazie, anch'io sono molto onorata di essere madrina di questo festival, di questa lunga serie di manifestazioni. Sono anche molto onorata di essere madrina assieme a Rosy. In genere quando io e Rosy ci vedevamo, ci abbracciavamo e cantavamo. Adesso siamo lontane, ci vediamo, non ci tocchiamo. E ringrazio naturalmente tutte voi e sono molto contenta di dare il mio contributo. Ovviamente, dato il momento storico tremendo, sarei portata a parlare di orrorismo, della violenza sull'inerme, o a parlare di democrazia sorgiva come pratica della pace, senza dimenticare che ho scritto un libro che si chiama Non uccidere. Però non voglio farmi prendere nella tremenda cupezza del momento e ho invece preparato un intervento che è un omaggio a tre scrittrici, che sono Elena Ferrante, Clarice Lispector e Annie Arnoux. Ho cercato di pensare assieme a queste scrittrici, quindi più che pensare scrivendo, pensare leggendo, e ho pensato di farlo in maniera piuttosto umile perché ho fatto la cucitrice e la commentatrice di molte citazioni da queste scrittrici. E parlerò di qualcosa che oso chiamare bio-ontologia materialista della maternità, e qui la maternità, come direbbe Rosy, emerge immediatamente nella sua mostruosità, ma mi pare che sia importante non solo per fare un omaggio a queste scrittrici, ma sia importante per noi essere coinvolte in una bioontologia che di per sé, l'ho capita, è in polemica con la biopolitica, ossia una riflessione sulla condizione umana attraverso la maternità che si interroga sul vivente e rispetta il vivente, non manipola il vivente. Comincerò da una citazione di un famosissimo libro di Adrienne Rich, quindi a lei è un'altra nostra madrina, dal libro Nato di donna, è un libro degli anni 70, dove lei scrive fra l'altro: tutta la vita umana sul nostro pianeta nasce da donna, l'unica esperienza unificatrice, incontrovertibile, condivisa da tutti, uomini e donne. Eppure, stranamente, c'è ben poco materiale che ci aiuti a comprenderla e a servircene. Sappiamo molto di più dei mari che navighiamo che non della maternità. Ora voi direte, questo era vero negli anni 70,
ma secondo Elena Ferrante, che è nostra contemporanea, è ancora vero. Ossia, certo, c'è un'enorme letteratura sulla maternità, c'è anche un'enorme letteratura femminista, dove però la maternità viene assunta o come stereotipo del femminile, come oblativo, o come destino necessitante della donna nel suo privato, che è la procreatrice. E quindi sempre, o come destino necessario della figlia che deve diventare madre. Naturalmente non tratterò di tutto questo, questi sono stereotipi e topici di cui abbiamo moltissima letteratura critica, anche femminista, ma parlerò invece della maternità, così come suggerisce Adrienne Rich, a partire da questo fatto molto banale, ma molto fattuale, se mi permettete, del fatto che ciascun essere umano vivente, o anche quelli non viventi, quelli che vivranno non lo so, sono nati da donna. E quindi all'origine del vivente, e qui non uso origine come archè in senso filosofico, in senso sofisticato, astratto, ma all'origine del vivente, intesa come nascita, come venire al mondo, c'è un corpo materno, una materialità corporea imponente, no, che si impone alla nostra attenzione, e proprio perché si impone alla nostra attenzione noi dobbiamo interrogarci. E comincio a interrogarmi con Elena Ferrante e cito dal suo libro di saggi La frantumaglia. La maternità a me pare una di quelle esperienze solo nostra, la cui verità letteraria è ancora da esplorare. Il compito di una donna che scrive oggi non è fermarsi ai piaceri del corpo gravido, del parto, della cura dei figli, ma andare con verità fino al fondo più buio. E ancora, bisogna raccontare anche il versante buio del corpo gravido, sottaciuto per evidenziare quello luminoso della madre di Dio. Ora voi cogliete immediatamente che qui abbiamo la contrapposizione fra oscurità e luminosità, ovvero fra il buio di quello che dobbiamo ancora esplorare del materno e la luce emanata dagli stereotipi, non solo artistici o religiosi, del materno, che provoca questa oscurità, che mantiene la maternità oscura, il lato buio del partorire, dell'essere grave, lo mantiene in un cono d'ombra. Oscuro per Ferrante è innanzitutto il versante della maternità con cui si cimenta la sua scrittura, perché tocca quel processo generativo della materia vivente che pulsa nel corpo materno, nel profondo della carne e della psiche. Ma oscuro, o meglio oscurato, è questo terreno di esplorazione perché l'immagine della madre di Dio, della Madonna col bambino Gesù, in quanto figura di una madre felice oblativa, ha una luminosità che acceca, ossia che attrae nel suo fascio di luce tutte le rappresentazioni idilliche del materno e costringe nell'ombra l'esperienza femminile del corpo gravido, del parto e non ultimo del rapporto fra madre e figlia. L'immagine della Madonna col bambino, icona che l'opera di grandi artisti ha reso familiare naturalmente a tutto il mondo, ben al di là dell'universo cristiano, è forse l'immagine più simbolicamente potente di una tradizione culturale che celebra la relazione della madre col figlio, lasciando invece nell'ombra quella relazione della madre con la figlia, che come ben sapete ha suggerito Irigaray, richiede un corpo a corpo. Ora Ferrante ribadisce: i ruoli di figlia e madre sono centrali nei miei libri, certe volte penso che non ho scritto altro. C'è un collegamento essenziale nei testi di Ferrante, e in primis né l'amore molesto e la figlia oscura, fra il compito di rendere in parola la verità letteraria del versante oscuro della maternità e quello di raccontare il rapporto fra madre e figlia. Ciò che li unisce, che li rende inseparabili questi due temi, è innanzitutto la presenza di quello che Ferrante chiama il tremendo.
Ora io qui non mi dilungo su una delle radici letterarie o che lei può avere avuto per parlare del Tremendo. Sappiamo che non sappiamo la vera identità di Elena Ferrante, ma certamente lei dice esplicitamente in molti scritti di saggistica che lei è una grande lettrice di Sofocle, che è una grande amante della letteratura greca. Quindi secondo me lei ha in mente dei non. Questo vocabolo che è al centro, come sapete, di considerazioni molto celebri, raffinate, per esempio di Heidegger e prima ancora di Hölderlin. Ma lei ha una determinata versione di questo dei non, di questo Tremendo, che è sostanzialmente qualcosa di familiare ma spaesante. E non c'è nulla di più della maternità che sia così familiare. In fondo, se siamo qui e parliamo, siamo tutte nate e siamo tutte nate da donna, e che sia nel medesimo tempo spaesante, Tremendo appunto. E Ferrante suggerisce che esplorare il versante buio della maternità, il rapporto fra madre e figlia, significa appunto scoprire il nodo Tremendo, dove questo versante, questo rapporto si toccano, allacciandosi l'uno all'altro. Detto con una formula apparentemente più filosofica, se me lo consentite, se il nascere come venire al mondo è l'origine, là trova anche origine la relazione fra madre e figlia. Se la nascita da corpo di donna è l'apparire del mondo, dell'individuo singolare come unicità incarnata, sto ovviamente citando Hannah Arendt, là trova anche innanzitutto il suo principio, quella singolarità relazionale immersa nella catena infinita delle madri generanti, che è la figlia piuttosto che il figlio. Scrive Ferrante nel giorno in un libro molto bello che si chiama I giorni dell'abbandono. Scrivere veramente è parlare dal fondo del grembo materno. Si può dire che tutta la scrittura di Ferrante, lo stile espressivo del suo racconto, diano testimonianza di come il parlare dal grembo materno non sia semplicemente da lei inteso come una metafora. Significa invece per Ferrante rendere innanzitutto conto del fatto che è nel grembo materno che avviene l'origine di quella singolarità incarnata che noi siamo, nella forma della scissione da altra e nell'altra. Quella sorta di frantumazione originaria che è mettere al mondo, venire al mondo. Questa è una citazione di Ferrante. Di nuovo citazione. Parlo del sentirsi madre a prezzo di espellere un frammento vivo del proprio corpo. Parlo di sentirsi figlia come frammento di un corpo intero e ineguagliabile. Anche il figlio sarebbe ovviamente questo frammento. Ogni essere umano, in quanto nato da madre, è frammento del corpo materno. Ma il corpo maschile non si iscrive nella genealogia generante dell'organismo singolare in vita, ovvero in quella catena infinita delle madri che sperimenta l'origine come scissione e mostra come indispensabile la formula della relazione. Una relazione primaria fatta dallo scindersi di un organismo di carne, vita pulsante, mente e corpo, di un esistente singolare che mette al mondo un'altra esistenza singolare frantumandosi. Voi sapete che frantumazione e frantumaglia sono categorie molto importanti della scrittura di Ferrante. Al centro della trama narrativa di Ferrante sta la sua convinzione che l'esperienza del corpo gravido ci porti molto vicine non solo alla nostra animalità, all'animalità dell'umano in quanto tale, ma di lì al nostro essere organismi di una materia vivente più grande e generale, che proprio nella gravidanza e nel parto, ma anche nella cura per l'infante, manifesta uno dei suoi processi. Lo comprova quella tipica attrazione e repulsione per il mondo animale e quindi per l'animalità dei nostri stessi corpi, cito da Ferrante, che ci mette in contatto con la materia vivente, fin dove il linguaggio diventa reticente e lascia uno spazio chiuso tra l'oscenità e la terminologia scientifica, dove può accadere di tutto. Chiudo la citazione. Per Ferrante il linguaggio si ritrae e la mediazione della parola si fa debole,
di fronte a questa esperienza femminile e corporea della materia vivente. Di fronte a questa percezione nella donna gravida o in travaglio della, cito, instabilità delle forme assunte dalla vita nel teatro oscuro della frantumazione originaria. Tremenda è la maternità innanzitutto perché porta un'unicità incarnata, una forma stabile di vita che è organismo singolare, detto con una formula un io individuale, ad affacciarsi sul processo impersonale della vita infinita che nel suo corpo si compie. Detto altrimenti, quello che sto tematizzando è il fatto che, guardando in questo lato oscuro della maternità insieme a Ferrante, vedremo anche insieme a Lispector e a Niernoux, noi vediamo un groviglio, un nodo nel quale un'esistenza singolare, l'esistenza della la vita della madre, questo singolo forma di vita, diciamo temporaneamente stabile, come direbbe Rosi, in evoluzione ma temporaneamente stabile, si scinde e viene toccata, assume una familiarità spaesante col processo generale della vita, che è naturalmente qualcosa filosoficamente molto difficile da descrivere o da definire, il processo della vita generale, ma è qualche cosa che si dà solo nelle varie forme, nel proliferare delle forme di vita. Ecco che nella maternità, nell'esperienza del lato oscuro della maternità, c'è un corpo che esperisce questo processo di proliferazione della vita nel proprio corpo vivente. Detto altrimenti, secondo Ferrante, cito, la vita, la lingua stenta a concettualizzare quel garbuglio di vene, sangue, liquidi, carne che è il corpo materno, quando sente pulsare nel suo stesso essere il ritmo della materia vivente che, rigenerandosi, genera. È molto interessante che in una delle interviste pubblicate nella Frantumaglia, nel libro che si chiama La Frantumaglia, Ferrante rivela che ad aiutarla a scrivere sul tremendo è stata la passione, secondo GH, di Clarice Lispector, un libro che Ferrante definisce straordinario. Ora, credo che molte di voi conoscano il testo di Lispector, che narra della giornata di una donna della buona borghesia brasiliana che, senza muoversi dal suo confortevole appartamento, esce dalla forma stabile del suo io organizzato per dissolversi nella dimensione cosmica e primaria, cito, di una carne infinita e del tessuto proibito della vita. GH, la protagonista di questo libro, esperisce infatti un itinerario di passione dai tratti mistici e religiosi che la porta a percepire nel suo corpo femminile il divenire della materia organica come vita illimitabile e inespressiva, ossia sentire il lavorio di un ciclo metamorfico in cui, cito, la materia vibra di attenzione, vibra di processo, vibra di attualità inerente. Scrive Lispector in La passione secondo GH, cito, ho visto e mi sono spaventata delle verità brutale di un mondo in cui il maggiore orrore è di essere talmente vivo che, per ammettere di essere pure io altrettanto viva, e la mia peggiore scoperta è di essere altrettanto viva, dovrò elevare la mia coscienza di vita esteriore a un punto di crimine tale da attentare alla mia vita personale. È la mia paura di restare indelimitata, scrive Lispector, a costringere GH alla necessità della forma, un io. Come sistema organizzato, vita personale delimitata, l'io teme il contatto con l'illimitato dell'immensa e impersonale materia vivente, di cui pur è temporanea espressione. Teme la soglia fra la singolarità vivente del sé e il mare brulicante della vita infinita, cito, della natura terribile universale. Questa soglia può ovviamente essere identificata con la morte, ma significativamente Lispector la identifica invece con la nascita. Cito, ciò che è costretto in vita è femmina,
è corpo animale di grandi animalità profonde e umide, nel quale la vita stessa si procrea attraverso i 15 milioni di figlie che la catena delle madri mette al mondo. Allora, luogo di umidità profonda, carne generante, il corpo materno conosce il tremendo mediante quella frammentazione originaria che consente alla materia organica di rigenerarsi in forme singolari di vita. Detto altrimenti, la maternità tocca la radice, il nucleo generativo, cito, di una materia che è l'esplosione indifferente di se stessa, una materia del corpo che precede il corpo, perché è innanzitutto il corpo gravido ad esperire nella sua carne generante il punto tremendo, rispetto scrive l'orrore, della soglia fra il vivente singolare e la vita infinita. In tal senso la maternità è il luogo della relazione dove, vibrando, il corpo femminile rivela come l'umano, proprio nello stadio della gestazione e nel momento della nascita, inerisca al ciclo infinito e inumano della rigenerazione. Dico inumano, non postumano, perché inumano è la parola che usa Lispector. Perché ha una sua qualità inumana, anche se non disumana, questo contatto, cito, con un'esistenza soddisfatta nel riprodursi, profondamente impegnata nel semplice riprodursi, e l'intero processo ne vibra. Chiudo la citazione. Ferrante rende omaggio e riprende Lispector, però, come voi ben sapete che sarete lettrici di Ferrante, Ferrante aborrisce i toni mistici e religiosi che invece sono tipici di Lispector. Colgo fra l'altro l'occasione per ricordarvi che non solo i libri di Ferrante hanno un grandissimo successo, voi sapete, in tutto il mondo, non solo nel mondo italiano, ma soprattutto nel mondo, non soprattutto, ma in maniera eclatante anche nel mondo inglese, di lingua inglese, ma che c'è una grande fioritura di interpretazione di letteratura critica sulla Ferrante. Cito qui le interpreti più recenti, che sono Tiziana De Rogatis, Isabella Pinto e Stigliana Milkova, che sono un punto di riferimento della critica letteraria femminista e che sono incentrate proprio sui testi di Ferrante. Sono veramente ottime interpretazioni. I testi di Ferrante sfidano gli stereotipi religiosi e sociali della madre nutritiva, oblativa e asessuata. Sottolineo asessuata. Cioè, la madre, insomma, che non è corpo, che è tutto affetto. È proprio questo che Ferrante sfida. Prevale piuttosto in questi testi la repulsione come l'atto essenziale dell'esperienza del tremendo. Lo testimonia il romanzo La figlia oscura, la cui protagonista Leda, una madre degenerata che ha abbandonato le sue due figlie, così descrive la sua seconda gravidanza. Cito, fu la creatura che portavo in grembo ad aggredire il mio corpo costringendolo a rivoltarsi senza controllo. Lei si manifestò da subito come un pezzo di ferro vivo nella pancia. Il mio organismo diventò un liquore sanguigno con una feccia poltigliosa in sospensione dentro, in cui cresceva un polipo violento, così lontano da ogni umanità da ridurmi, pur di nutrirsi lui ed espandersi, a una putrilaggine senza più vita. Questa descrizione tremenda che Ferrante dà del teatro dell'origine, di quello che possiamo chiamare il teatro dell'origine, quella sorta di frantumazione originaria che è mettere al mondo, venire al mondo, cito sempre, convoca la crudeltà cieca della materia viva in espansione. Non si tratta, lo capite bene, semplicemente di sofferenza, di una gestazione difficile o del dolore del parto, su cui abbiamo un'enorme letteratura, ma dell'incontro con il nodo tremendo nel quale forme singolari di vita e materie viventi si aggrovigliano. L'illimitato di cui parla Lispector è qui ancora più temibile ed oscuro, perché è definitivamente soglia interna, grembo. Ferrante usa spesso il termine smarginatura, fenomeno della dissoluzione dei bordi che nel caso della maternità
è smarginatura di un organismo in un altro organismo, allo stesso tempo nella materia cieca che vibra di processo nella spinta vitale alla rigenerazione. Ora, perché non ci siano fraintendimenti, il versante oscuro della maternità per Ferrante non riguarda ovviamente la conoscenza del processo biologico del generale, che per la scienza non ha più alcun mistero e che la tecnologia odierna anzi rende pienamente visibile e forse modificherà. Riguarda invece quell'esperienza materna, per così dire intima, Zambrano direbbe dell'entragna, come sapete, viscerale, del due in una, dello scindersi della carne singolare, della germinazione interna di una forma singolare di vita che le rappresentazioni canoniche della maternità, accecate dalla luminosità della madre di Dio, lasciano in ombra e condannano perciò all'invisibilità e all'indicibilità. Dire l'origine è un compito che la filosofia si è sempre assunta, ma al quale ha risposto con malintese astrazioni, e appunto dire questo tremendo della maternità che nella scrittura femminile di Ferrante, così come in quella di Lispector, viene finalmente alla parola. Non solo si nasce da madre, quindi si nasce nella relazione. Una relazione costitutiva con l'altra di sesso femminile sta all'origine di chiunque sia venuto al mondo a prescindere dal genere. Tale relazione sprofonda nelle viscere, nell'entragna del corpo materno, e convocando il processo organico della materia vitale, è originaria quanto la germinazione stessa della forma singolare di vita. Ferrante non solo si sforza di narrare la verità letteraria che appartiene a questo teatro del tremendo, ma spinge il suo racconto anche a parlare di donne gravide che, come Lila del ciclo L'amica geniale, che adesso stanno trasmettendo alla televisione italiana, oppongono un rifiuto e più o meno spontaneamente abortiscono. Anche a questo proposito è interessante che io citi di nuovo Lispector, che nella Passione secondo GH, narrando di come la protagonista avesse scelto in passato di abortire, le fa dire che nel suo ventre gravido, cito, i pori di un figlio divoravano come una bocca che attende, gravidanza, ero stata lasciata nel gioioso orrore della vita neutra, che vive e si muove. Fine della citazione. Non ci sono toni moralistici di rimpianto o pentimento in questa descrizione che annuncia la scelta di un aborto. Lispector, come Ferrante, come vedremo anche Annie Arnoux, vuole piuttosto porre l'accento su un'esperienza del tremendo che può anche risultare insopportabile perché ripugnante e disgustosa, al punto che il corpo stesso, carne singolare che tocca il lavorio della carne infinite, a volte la rifiuta spontaneamente. Detto altrimenti, il versante buio della maternità chiama in causa la verità di quell'esperienza della procreazione nella quale l'umano, frammentando la sua carne singolare in un'altra carne singolare, è costretto a conoscere l'impersonalità della materia viva come sua sostanza ed origine, è costretta ad assaporare fino in fondo il disgusto corporeo e psichico della smarginatura. Chi è costretto in vita è femmina, nota appunto acutamente Lispector. Fenomeno esclusivamente femminile, la gravidanza permette di conoscere una verità, fra virgolette, essenziale della condizione umana che al corpo integro dell'altro sesso non è dato esperire. Qui avrei tutte delle considerazioni di Annari sul corpo integro, ma ve le risparmio. È del resto proprio questa costrizione in vita della femmina umana a mostrarsi come un legame essenziale fra madre e figlia, anche se la figlia non dovesse mai essere gravida e non dovesse mai partorire. Mentre il figlio è escluso dall'esperienza corporea del tremendo, di questo tremendo, il corpo femminile rispetto all'origine è infatti sempre un corpo generante in potenza. È il corpo dove la vita umana prende milioni di forme singolari, unica e insostituibile, attraverso i 15 milioni di figli che la catena di madre ha partorito, come dice Lispector. Voi sapete che le considerazioni, la scrittura di Ferrante sulla madre
è una scrittura anche sull'amore per la madre. Lei dice esplicitamente di ispirarsi al pensiero italiano della differenza sessuale e quindi ci sono degli incroci culturali molto interessanti. Amore che lei chiama, come sapete il titolo del famoso libro, amore molesto. Amore molesto per l'imago materna, unico amore conflitto che dura in ogni caso per sempre. Citazione. Pur se in quanto corpo gravido il corpo materno è, cito, repellente come tutto ciò che rinvia l'animalità, secondo Ferrante esso effonde un vapore erotico che per la figlia sarà sempre un rimpianto e una meta. Il discorso è complesso e ha giustamente attirato l'attenzione delle interpreti. L'eros che emana dal corpo materno nei testi della scrittrice convive con il disgusto per gli umori e i fluidi repellenti che esso contiene ed espelle. Ben lo esemplifica il caso di una bambola che nella figlia oscura vomita dalla bocca putridume e un verme, senz'altro la più disgustosa delle molte bambole che popolano la produzione narrativa di Ferrante. Come vale la pena di sottolineare, siamo però ben al di là di banali psicologismi, anche al di là di raffinati paradigmi psicanalitici, stili di approccio al tema della paternità che Ferrante, citando Melanie Klein, dichiara di conoscere e apprezzare, ma che ci invita, quando interpretiamo i suoi romanzi, a non sopravvalutare. Più che il filtro psicanalitico, è il filtro oggi fornito da un certo materialismo femminista, secondo me, a rendere particolarmente perspicaci i testi di Ferrante. Il legame primitivo fra madre e figlia in questi testi è infatti radicato nella condivisione di un corpo generante che esperisce il tremendo, ossia che porta in sé quel nucleo interno viscerale intorno al quale la forma di vita singolare e il processo della materia vitale si avvitano. Scrivere ha a che fare con la riproduzione della vita, dichiara Ferrante. Proprio nello stesso passo in cui dichiara che tutti i suoi libri parlano della maternità e del rapporto madre-figlio. Qui taglio perché mi sembra di essere troppo lunga per il tempo che ci è concesso. Ma volevo concentrare la mia attenzione, il mio discorso, su questo fatto che io propongo di rileggere i libri di Ferrante pensando a una condizione umana esperita nel nodo carnale della sua origine e chiamo tutto questo bio-ontologia. Siamo però molto lontane dalla variegata costellazione di stili di pensiero che nei decenni recenti, ispirandosi a Michel Foucault, si è rubricata sotto il nome di biopolitica. Lungi dal sollecitare la questione della presa politica sulla vita o della riduzione degli esseri umani a mera vita, i testi narrativi femminili, che di Ferrante e di Rispetto o di Arnoux, esplorano il versante buio della maternità e si incentrano sul tema dell'origine come frantumazione di una forma singolare di vita che, generando una nuova forma singolare di vita, esperisce nella sua stessa carne il rigenerarsi della materia vivente. La questione riguarda la condizione umana della natalità indagata nella profondità viscerale del divenire corpo, ovvero la questione è, per così dire, squisitamente ontologica, o per dirla con Ferrante, spinge il discorso a descrivere il contatto tremendo del corpo gravido con la materia vivente, fin dove il linguaggio appunto diventa reticente e lascia uno spazio chiuso tra l'oscenità e la terminologia scientifica, dove può accadere di tutto. Ora, questo significa ricondurre il tema dell'origine all'orizzonte materiale, carneo del bios, o meglio, della zoè, senza sentimentalismi, senza tecnologismi, sfidando la reticenza di un linguaggio che da millenni, quando parla dell'origine e persino quando discetta della vita, parla di altro. Parlerò in conclusione brevemente di un libretto molto bello di Annie Ernaux che si chiama L'evento, pubblicato nel 2000, di carattere autobiografico. Il libro racconta le vicende della stessa Annie quando nel 63, studentessa ventenne, rimane incinta e decide di abortire, affrontando la difficoltà di tutto questo nella Francia degli anni 60, dove naturalmente è illegale.
lungi dal narrare il dramma psicologico, magari morale, di una ragazza che sceglie di abortire, il fatto che una donna possa abortire, possa disporre del proprio corpo è dato per scontato nel testo. Il racconto si incentra su questa condizione di clandestinità coatta, situazione imposta da una legge che lasciava morire le donne, anche se tutti sapevano che quelle stesse donne l'avrebbero fatto comunque in un modo o nell'altro, a rischio della propria vita. Nel descrivere questa aborto, la vicenda, Arnoux scrive: un'esperienza totale della vita e della morte, del tempo, della morale, del divieto, della legge, un'esperienza vissuta all'inizio e alla fine attraverso il corpo. Non c'è alcuna drammatizzazione nel senso di colpa, scrive lei. L'unico senso di colpa a proposito di questo evento è che mi sia successo e non ne abbia fatto nulla, ovvero che le si siano voluti così tanti anni per raccontarlo. E aggiunge: può darsi che un racconto come questo provochi repulsione, che sia tacciato di cattivo gusto. Aver vissuto una cosa, qualsiasi cosa, conferisce il diritto inalienabile di descriverla. Non ci sono verità inferiori. Se non andassi fino in fondo nel riferire questa esperienza, contribuirei a oscurare la realtà delle donne, schierandomi dalla parte della dominazione maschile del mondo. E qui vengo a un passo quasi illeggibile, tanto è crudo, dove lei descrive il suo aborto. Lei va da una mammana, no, che le infila un tubicino per farla abortire, e lei dice che in quel momento, è come se questa donna che si dà da fare tra le mie gambe, che introduce lo speculum, mi stesse facendo nascere. Ho ucciso mia madre in quel momento. Cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento muore, diciamo, svanisce la madre che lei aveva in mente, la madre assessuata, quella che lei dice canticchiava stirando nella cucina, e ha immediatamente in mente, conosce la madre come corpo generante, che come lei è ventre grembo, liquidi, come lei è repellente, come lei è piena di fluidi. Ora, la madre ha corpo, utero, ventre e sesso. E ciò è ancora più vero, lei dice: conosco profondamente la mia madre. Dal momento in cui lei va a abortire nello studentato di Parigi, siamo negli anni 60, e abortisce nel bagno dello studentato. Vi leggo queste 6 righe molto crude. Ho sentito un tremendo bisogno di fare la cacca. Sono corsa nei bagni, dall'altra parte del corridoio, e mi sono accovacciata fra tazza e porta. Spingevo con tutte le mie forze. È zampillato all'improvviso come lo scoppio di una granata, in un fiotto d'acqua che si è allargato fino alla porta. Ho visto un piccolo bambolotto penzolarmi dal sesso, appeso a un cordone rossastro. Non avevo immaginato di avere dentro una cosa così. Dovevo camminare portandomelo dietro fino alla stanza. L'ho preso in una mano, avevo una strana pesantezza e mi sono trascinata lungo il corridoio stringendolo fra le cosce. Ero una bestia. Si noti di nuovo come in Ferrante l'analogia, l'enfasi sull'animalità che qui è nominata come bestialità. E comunque la successiva operazione che lei deve avere, il raschiamento in ospedale, no? Che fa sì che lei conosca sua madre, perché ora avevo un sesso esibito, divaricato, un ventre a braso, aperto all'estremo, un corpo simile a quello di mia madre. E aggiunge che lei finalmente capisce che appartiene a una catena di donne attraverso cui passano delle generazioni. E conclude questo breve racconto biografico dicendo: ora so che avevo bisogno di quella prova, di quel sacrificio per desiderare di avere figli, per accettare la violenza della riproduzione nel mio corpo e diventare a mia volta un luogo di passaggio delle generazioni. Ora, la prima frase in genere qualche volta viene interpretata che, poiché ha avvertito, si è pentita, ora vuole desiderare figli. Non è così. Quello che lei dice è che ha fatto questa esperienza nella quale ha esperito e accettato la violenza della riproduzione del mio corpo, il corpo come passaggio delle generazioni.
non so se ho ancora tempo. Quello che voglio dire è che dalla lettura che noi possiamo fare di Ferrante, ritroviamo di Ferrante e di Arnoux, ritroviamo l'urgenza di un'ontologia materialista che riscatta la fenomenologia corporea della maternità dalle finzioni che l'hanno censurata o falsificata con stereotipi edulcorati, accecanti, cacciandola nell'oscurità dell'inguardabile e del non detto. E troviamo la complicità con una natura che stringe il corpo gravido nelle maglie della sua morsa necessitante, dettando i tempi e i modi, gonfiando il ventre e le mammelle, anche di là dell'atto abortivo, antico quanto il mondo che pur la contrasta. È così inevitabile che anche Arnoux incontri il tremendo di cui parla l'Inspector. E dicono, non sapevo di essere stata ai confini dell'orrore e della bellezza. E aggiunge, provavo un senso di fierezza. Può darsi sia qualcosa di quella fierezza ad avermi fatto scrivere questo racconto. Concludo dicendo quello che dice Ferrante. È una scorciatoia mettere tra parentesi il tremendo delle donne, immaginarsi solo come organismi di buoni sentimenti, abile maestra di gentilezza. Ed è forse, aggiungo io, un'altra comoda scorciatoia la nostra abitudine automatica, quasi doverosa, di parlare dell'aborto prevalentemente in termini di trauma psichico, di sofferenza morale e relativi sensi di colpi della donna che abortisce. Insieme a Ferrante, l'Inspector e Arnoux prende evidentemente una strada diversa se andiamo con loro, trasgredendo al dettato di tale narrazione rassicurante dei nostri sensi di colpa, racconta del nocciolo crudo di questa esperienza senza indulgere in autoconsolazione. Quello che voglio dire concludendo è che abbiamo qui materiale per una bioontologia materialista della maternità che ci dà un approccio al fenomeno proliferativo della vita molto più interessante degli approcci soliti che danno invece, che cantano le lodi di una natura edulcorata, eccetera. Grazie, scusate. Grazie ad Adriana per questo magnifico, denso e molto riflessivo intervento, che mi confermano per quello che mi riguarda in questo momento. L'affermazione di Monica Farnetti, secondo la quale dietro grandi scrittrici ci sono sempre grandi pensatrici, la relazione tra narrativa e pensiero qui è in enorme evidenza. Grazie allora Adriana. Io penso che questi due interventi che abbiamo ascoltato ci abbiano, come dire, quasi tramortite, perché non ci sono domande, ma solo commenti, applausi e grandi apprezzamenti. Quindi io sono molto felice di questa densità e questa profondità di pensiero. Dice, per esempio, Elianda Carzola, qui non si possono fare applausi, però grazie. Rosi, rispetto al primo intervento, è interessante anche, vi riporto il commento di un uomo che ci sta seguendo e si chiama Gian Maria Di Silvestro, che scrive: il bellissimo intervento di Rosi Braidotti è un tocco di vitalità solare che risolleva l'animo in questo momento così drammatico. Grazie di cuore. Tullia Colombo scrive: grazie per questo dono, due madrine da sempre anche nelle mie riflessioni. Grazie a Rosi, intensa e appassionata, ora sono attenta ad Adriana. I ringraziamenti sono tanti.
ci fa piacere questa condivisione amorosa dell'ascolto e della condivisione. Rossella Caleca scrive straordinarie Bredotti e Cavarero, Giovanna Scassellati ci manda una fila di applausi, Lucia Cruschelli scrive aprite nuovi campi di riflessione, grazie. Gian Maria Di Silvestro ritorna sul tema, grazie, interventi meravigliosi. Marina Vitale, ci vuole molto tempo per riflettere su questi due discorsi così profondi e complessi. Kate Chan scrive, vorrei chiedere alla professoressa Bredotti un suo personale consiglio su scrittrici che a suo dire rientrano nella definizione di femminista nomade e che si sente di consigliare. Bianca Pomeranzi abbraccia tutti e due e così via. Ma io vorrei chiedere adesso a Rosy un commento su questa definizione di bio-ontologia proposta da Adriana e soprattutto a lei che ha scritto in tempi non sospetti un volume sulla mostruosità del materno, del corpo femminile gravido, la sua doppia valenza orrorifica e di alterità irriducibile. Se questa disamina di Adriana attraverso tre grandi scrittrici aggiorna in qualche modo il ragionamento che possiamo fare su questo. Ancora prima di dare la parola a Rosy, il commento di Paola Zampillo, grazie alle nostre madrine meravigliose pensatrici per tutte noi. Rosy. Grazie infinite, sono anch'io commossa e ho spunti di pensiero per i prossimi sei mesi. Devo anche dire che ho registrato il mio intervento prima dell'invasione dell'Ucraina, quindi ero un po' sfasata in confronto all'orrore che poi è seguito. Incredibile momento, Adriana, era da tanto tempo che non lavoravamo insieme, dal mitico momento dell'82 Modena, quando ci incontrammo e cominciamo a cantare oltre che a pensare insieme, ad oggi. I punti di contatto sono, ci sono i punti di differenza chiaramente, ma quelli di contatto sono molto evidenti, mi hanno colpita molto. Per esempio l'accento che tu hai messo su questo aspetto bio-ontologico fa sempre parte della scuola italiana della differenza sessuale, ma questa materialità corporea, questa carnalità vivente, io credo che sia un aspetto del materialismo femminista tipicamente, specificamente europeo, che si distacca molto dalla tradizione del costruttivismo sociale, dei binarismi delle nostre amiche anglosassoni americane in generale. Questa familiarità con la materia vivente penso che sia una delle radici del femminismo europeo, del femminismo italiano, che vanno assolutamente rivisitate in questo momento in cui il capitalismo avanzato ha fatto della materia merce di scambio più che mai, mediata con le sue tecnologie deliranti, senza parlare dell'industria della necropolitica, della guerra, delle distruzioni, che sono anche quelle a alta valenza tecnologica, ma che rimettono in campo i corpi come carne da macello, i corpi come cadaveri in avvenire. Quindi più biologia, più ontologia, questa materialità, questa corporalità, penso siano dei punti di incontro, lo sono sempre stati fin dalla nostra fase più irrigariana, e adesso in maniera diversa ci avviciniamo a questa tradizione di materialismo continentale europeo che a mio avviso va riscoperta, va riletta con più attenzione e con più affetto. Seconda cosa, i limiti della biopolitica, su questo assolutamente, che sia la versione foucauldiana che quella di Agamben, che è una semplificazione. Penso non basta vedere il biopotere come questo meccanismo binario di manipolazione del vivente. Gli aspetti sono
molto più complessi e la relazionalità corporea, materiale dei corpi sessuati necessita una maggiore complessità della cosa. Io penso che qui le filosofie del femminismo abbiano fatto un lavoro straordinario, tutte in maniera loro, da Arendt alle postmoderne, a quelle che lavorano nella scienza, alle cyberpunks, a tutto il fronte trans, LGBT, che hanno davvero esplorato i limiti del biopotere, dicendo serve un'altra visione in cui la materia vivente, il potere auto-organizzatore, la autopoiesis della materia va messa più a fuoco. Questo è un altro punto di contatto. Abbiamo enormi differenze su come poi si posiziona il materno e il femminile, ma di questa è una vita che ne discutiamo. Aggiungerei soltanto che uno dei punti in cui le nostre differenze possono generare punti di incontro e di collaborazione è il fatto che siamo d'accordo che il capitalismo avanzato si è appropriato di questa capacità generativa della materia vivente, che il materno è entrato nei sistemi di produzione tecnologica, industriale, che abbiamo la fabbrica del vivente, i mercati delle varie maternità che fanno parte dell'economia contemporanea. Durante il lockdown di Covid sappiamo che c'erano centinaia di bambini nell'Ucraina, giusto appunto in India, che erano stati un po' programmati come da genitori tramite la maternità surrogata e che aspettavano di essere presi dalle famiglie che li avevano, diciamo così detto, ordinati e confezionati. Qui c'è tutta la discussione sul biopotere, la biopolitica e il carattere cognitivo e creativo del capitalismo avanzato e come fare per mettere dei paletti per essere consapevoli del mondo in cui viviamo, cercando al tempo stesso di fare una differenza, di emettere valori diversi. Io non ho il rapporto di Adriana al materno, però sono molto preoccupata dalla manipolazione del vivente da parte del capitalismo contemporaneo e da questa completa indifferenza nei confronti dell'avvenire del pianeta. E quindi l'ultimo punto di contatto fra noi è questa cosa dell'inumano. Per me postumano e per te più inumano, la consapevolezza dell'orrore del mondo in cui viviamo, che sia poi nell'animalità viscerale di certi rapporti alla femminitudine, alla maternità, che sia nell'orrore quotidiano delle violenze, l'inumanità, l'inumano, i margini in cui la nostra condivisione del mondo e dei valori proprio si frantumano, la smarginatura di Ferrante, una scrittrice che io adoro, e che intorno a questo una discussione su come si potrebbe fare una impalcatura femminista intorno all'inumano. Io farei tutta una lettura dell'intervento di Adriana a partire dalle cose che non hai detto, per esempio su Clarice Lispector, che io amo molto, sul quale ho scritto Il soggetto nomade, hai lasciato fuori il momento più inumano di tutti, che è l'incontro con lo scarafaggio, con la blatta, con l'altro animale, insetto orrendo, disgustoso, che lei però lo mangia, lo divora, e se c'è questa incorporazione dell'altro, del non umano, che è un momento profondamente postumano, quindi si stacca anche dalla mitologia del materno e entra in un altro mondo. Direi della Ferrante, che fa una mappatura incredibile, certo, del materno, ma anche del capitalismo avanzato. Ti dà la genealogia di tutta l'industria telematica campana, dell'inizio della telematica, della matematica, che incredibile tradizione napoletana, e che quindi fa una mappatura anche di un altro tipo di materialità. Ma questo dialogo fra di noi, con la tua ontologia femminile e con le mie ontologie aperte, penso abbia molti punti di contatto. Io penso, spero che tutti quelli che ci seguono, che ci ascoltano, che non si trovino
se non si sentono obbligate di scegliere un campo o l'altro. Siamo in questa tempesta insieme, anche se non siamo tutte sulla stessa barca, ed è sempre un grande onore, per me una fonte di stimolo costante poter dialogare e interagire con te, cara Adriana. Grazie. Grazie, Rosy. Vorrei fare due domande ad Adriana, considerando che abbiamo ancora circa 15 minuti, ci dice la nostra regista. Primo è questa categoria del tremendo di Ferrante. È differente dal Unheimlich della tradizione filosofica o psicanalitica freudiana? Questa è la prima domanda. Si assomigliano, ma forse non sono la stessa cosa. E l'altra è la relazione tra bios e zoe, su cui Rosy ha scritto anche lungamente. Come si traduce poi effettivamente in una possibile narrazione sul quello che chiamiamo, che tu hai chiamato materia vivente? Ecco, adesso sono sbloccata. Sì, rispondo sia a Anna Maria che a Rosy. Quella parte che vi ho fatto oggi è parte di un libro che sto scrivendo su questo materialismo materno, e ho saltato tutto un brano sul fatto di che lei si mangia la blatta, cioè che c'è sicuramente. Fra l'altro, scrivendolo, ho riletto di recente non solo Il soggetto nomade, ma anche quelli delle Madri e dei Mostri, per cui ce l'ho molto presente. E credo che abbiamo tanti punti di vicinanza, di interferenza, ma insomma è giusto che sia così, è sempre stato così. Ma credo che abbiamo una comune attenzione per un problema. Cioè, se noi consideriamo il mondo vivente, diciamo, facciamo un discorso ecologico e ambientalista per usare delle etichette, no? Se noi consideriamo il mondo vivente, che io dico, in questo mondo vivente, la maternità descritta da Ferrante e Bernou è un'articolazione, no, generativa, che fa parte del mondo vivente. Quindi al mondo vivente si può guardare da dal fatto di essere consapevoli che noi, in quanto viventi singolari, siamo passati attraverso un corpo che faceva parte della proliferazione di questo mondo vivente. E allora rispondo anche a Anna Maria. Quando io uso tremendo perché non posso usare il greco dei non, se non sono troppo chic a usare sempre le parole greche. Ma ce l'ha in mente Ferrante, cioè se tu leggi le cose che lei dichiara, ce l'ha proprio in mente il dei non di Sofocle, che non è totalmente negativo, no? E forse anche l'Unheimlich non è totalmente negativo, è l'inglese uncanny, per esempio, no? E non è totalmente negativo. Perché non siamo qui nel puro ambito dell'orrore, della violenza, qui siamo nella conoscenza, se vuoi, forzata, no, di qualche cosa che però è molto familiare. È perché non vogliamo dirlo, dice Ferrante, perché vogliamo che rimanga in un lato oscuro il nostro essere articolazione del proliferare del mondo vivente. Ma se noi cerchiamo di dire, non dico di conoscere questo, ma di dire questo, lei dice di esplorare questo, tocchiamo il tremendo, ma il tremendo è un luogo anche di conoscenza, è un luogo anche, adesso dico parole che sono inadeguate, ma di farsi consapevoli e responsabili di una proliferazione del vivente di cui facciamo parte. Mi pare un tipo di approccio al problema ecologico che io e Rosy possiamo condividere come tipo di approccio. Poi si vede come si articola,
però no, non è come dire uno sguardo dall'altro, dall'alto e dall'altro, cioè il mondo è altro, no? Vediamo se possiamo farlo sopravvivere o no. Noi siamo il mondo vivente, siamo questa articolazione che viene toccata e non conosce fino in fondo. Ecco, mi pare che sia un approccio interessante. Non mi ricordo la tua seconda domanda, Anna Maria, non me la sono segnata. Non ti sento. La seconda domanda era sulla, come dire, la relazione, l'articolazione, la contrapposizione o la coincidenza in qualche caso tra bios e zoè. Sì. Allora anche lì naturalmente non ho potuto dilungarmi, ma se voi leggete Agamben, no, vedete che c'è questa distinzione, c'è anche in Arendt, lui la prende da Arendt. Certo. Fra bios come vita, diciamo, singolare, consapevole, progettuale, politica, e mera zoè, che poi Agamben riduce a mera vita. No. Secondo me questa distinzione non è molto produttiva e non chiarisce molte cose. Io penso, per usare più che Agamben, usare Arendt, che noi come forma di vita, dice di Spector, no? Forma di vita temporaneamente stabilizzata, temporaneamente, perché è vero che poi siamo nomadi, siamo un incrocio fra bios e zoe. Io ho scelto di dire bioontologia perché era una polemica con la biopolitica, ma non c'è la mera zoe, perché la mera zoe, anche quella che io chiamo la vita infinita, non è che la vedi come qualche cosa di definibile di per sé. La mera zoe e la vita infinita si articola nelle forme viventi, no? Cioè, noi tendiamo a parlare della vita come se avesse una realtà sua, no? Certo che la biologia può farlo, la biologia guarda con occhio distante, no? Un oggetto che chiama vita e attraverso la chimica osserva i processi e li descrive. La biologia sicuramente può farlo, ma io credo che in filosofia non dobbiamo fare questo. In filosofia non dobbiamo avere uno sguardo distante dalla vita, perché noi siamo l'articolazione della materia vivente. E la materia vivente si dà nei viventi, non c'è qualche cosa oltre ai viventi che sia la materia vivente. La materia vivente è le sue articolazioni. Che questo poi sia tremendo, credo di sì. Ma non tremendo nel senso che abbiamo toccato il negativo, abbiamo toccato il generativo, che non mi pare una cosa negativa. Tutte robe da pensare. Per esempio, ho indagato queste cose per scrivere questo libro nel mito greco, nella tragedia greca, attraverso la figura di Niobe, attraverso le Baccanti. Adesso parliamo di Niobe perché non abbiamo molto tempo per andare nelle Baccanti di Euripide. Niobe è questa donna che ha fatto 14 figli, che viene dal mito trasformata in pietra, no? Quindi lì c'è proprio un gioco mitologico fra il massimamente organico generativo e l'inorganico che sta fermo, no? La mutazione, la metamorfosi con un'offesa al proliferare del vivente, no? La pietra vista dal mito greco è ciò che contrasta la proliferazione del vivente. Ci sono molte indicazioni che noi possiamo trovare nei vari testi di questo, anche nei vari testi mitici, tradizionali, insomma, nell'immaginario. A mio avviso, guardandola attraverso un materialismo femminista, corporeo, appunto, come dice giustamente Rosi, tradizione europea italiana, guardandola in questo modo, possiamo risignificare questi testi, no? Che è il gioco che ho fatto da Nonostante Platone. Io tutta la vita ho fatto questo gioco. Prendo materiale immaginario e cerco di risignificarlo. Non sono una che inventa, sono una che risignifica, insomma, che rinarra, se vuoi. E per quello mi piace essere a questo festival, dove c'è scrittura, pensiero, narrazione. Io per grazie. Scusa. No, dicevo, non ho assolutamente la capacità di sintesi
di analisi e sintesi che ha Rosi, che ho sempre ammirato e invidiato. Io devo mettermi nei testi narrativi e ritrovare un filo, ma non potrei fare un riassunto dell'immaginario contemporaneo, non sono capace a fare questo. Ma giustamente, voglio dire. Certo, ognuno ha le sue competenze, ma tu fai molto di più che rinarrare, perché c'è una narrativa molto filologica, molto precisa, un metodo molto rigoroso. Questo è un mestiere. E poi la racconti, ma insomma su base scientifiche molto, molto robuste, molto, molto profonde. Allora, grazie ad Adriana. Vi leggo ancora qualche messaggio dai nostri e le nostre ascoltatrici, che sono molto d'accordo con quello che dice Adriana sul fatto che abbiamo tanto da pensare e quindi anche tanto da scrivere. Infatti Luisa Di Caldone dice: grazie per questi interventi profondi, complessi, su cui riflettere a lungo. E Loredana Magazzini, sulla stessa nota, dice: grazie di questi due interventi densissimi e su cui tornare. Maria Vittoria Tessitore: siete meravigliose, un regalo che incide nel profondo, grazie mille. E poi un messaggio più lungo di Daniela Finocchi, il corso Lingua Madre. Come ha scritto recentemente, in anni il patriarcato non fa più ordine, significa accettare che la sua fine generi inevitabilmente un certo tasso di disordine. L'importante è non dimenticare la matrice sovversiva che si tenta continuamente di ridurre, del femminismo della differenza, che richiede una reinvenzione del patto sociale. Allora, nei pochi minuti che ci restano, vorrei che brevissimamente, lo so che chiedo un sacrificio a Adriana Cavarero, di rispondere alla domanda di Bianca Pomiranzi, che chiede secca: ma lei non madri? Punto di domanda. E poi darei l'ultima battuta di questo nostro meraviglioso incontro a Rosi. Naturalmente quello che io intendo dire, ma leggendo Rispetto, Ferrante, Arnoux, è come ovvio, ma è ovvio nella storia del femminismo. Non c'è nessuna obbligatorietà a essere madre o nessun monito a avere la vocazione materna, è esattamente il contrario. È uno sguardo sul corpo vivente che noi siamo e sul corpo vivente da cui siamo nate. Per quello che la figlia ha un rapporto privilegiato con la madre, perché la figlia è potenzialmente un corpo generante, cioè potenzialmente è una riarticolazione di questo processo di generazione. E questo può essere tremendo, ma non è certamente un'obbligatorietà alla maternità. Non credo che il femminismo possa tornare indietro dopo 100 anni su questo. Quindi, madri ci sono perché siamo nate. È un fatto. È un fatto, dice Adriana, e anche su questo abbiamo molto da riflettere. Rosi, ultima battuta. Allora, io vorrei concludere parlando di voi, di questa iniziativa, di quello che significa nel mondo d'oggi fare queste, prendere queste posizioni da femministe in un momento come quello che noi stiamo attraversando. E io penso che sia necessario più che mai di introdurre nel nostro mondo, nel nostro tessuto sociale, l'energia, la creatività, la generosità di questa nostra visione di stare insieme nel mondo. Un femminismo che è sempre stato intersezionale, che deve essere ancora di più decoloniale, che deve essere transgenerazionale, che deve, ha quasi un obbligo di essere postumano, nel senso di transspecie, di parlare di intelligenze artificiali, di intelligenze negate, di associarsi con gli LGBTQ, però restando ancora legate alla tradizione antichissima di lotte che hanno fatto del corpo femminile campo di battaglia.
penso come tutti questi elementi coesistano nei grandi testi delle scrittrici sulle quali io comunque continuo a tornare, a rivisitare. Si può leggere Virginia Woolf come una grande femminista della differenza, come una socialista, come una suffragetta, ma anche come una grande antifascista, come una grande pacifista, come una persona che ha un rapporto agli animali, alla natura, molto molto avanzato. Queste inesauribili fonti di ispirazione, di generosità, di intelligenza che fanno parte della nostra tradizione. Io penso che questo sia il significato di questa vostra iniziativa, questa nostra iniziativa, e penso che sia necessaria per il mondo d'oggi, perché noi questa visione, questa carica di visione per il mondo ce la portiamo sempre dentro, questa capacità di trasformare il tremendo in generativo, se posso avvicinarmi di nuovo alla mia cara amica Adriana, di creare l'affermazione a partire dalla consapevolezza del dolore e delle sofferenze in questo momento delle tragedie. Facciamo parte di una tradizione veramente incredibile, transistorica, insopprimibile, quindi possono ritardarci, ma non ci fermeranno mai. Buon lavoro a tutte. Scusa, volevo in conclusione citare soltanto il nome di Irene Nemirovsky, russa ucraina, russofona, nata ad Odessa, con famiglia di Odessa, che adesso è in pericolo adesso. Grazie al nostro guida, al grido di guerra e non ci fermeranno mai. Chiudo qui questo incontro ravvicinatissimo, anche se sulle onde informatiche. Dichiaro la mia riconoscenza, il mio amore per queste nostre interlocutrici. E sottolineo l'onore che ho avuto di poter interloquire con loro. Quindi vi do un grande abbraccio, anche se siamo distanti, perché è attraverso queste relazioni, le relazioni tra noi, che possiamo appunto urlare, non ci fermeranno. Grazie. Grazie Anna Maria, grazie a tutte. Ciao Adriana. Ciao, ciao, ciao.